Buon pomeriggio a tutti. Cominciamo questo momento, questo evento dedicato a Giulia Maria Crespi, che è stata la fondatrice del FAI. Non c'è chi non conosca la figura della Crespi. È venuta a mancare un anno fa, il 19 luglio 2020. E allora noi abbiamo pensato di dedicarle questo momento ricordando il suo impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese. E abbiamo pensato di farlo mettendo intorno a questo tavolo virtuale figure che operano nel campo delle istituzioni, dell'università, della ricerca, dell'imprenditoria, cioè comunque persone vario titolo impegnate dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio culturale. Io così ho il compito di introdurvi le nostre ospiti che sono tutte in qualche modo impegnate all'interno del FAI o in relazione con il FAI, perché oggi parliamo soprattutto di questo. Ricordiamo la figura di Giulia Maria Crespi. Ma parliamo anche dell'universo femminile che opera all'interno del FAI da moltissimi anni o che in qualche modo viene a contatto con il FAI attraverso, diciamo, tutta l'attività di progettazione che mettiamo in campo, continuamente. E questo pomeriggio lo abbiamo pensato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata, presieduta dalla dottoressa Margherita Perretti, che è anche presidente vicario di Confindustria Basilicata ed è anche componente della consulta regionale del FAI, la consulta regionale costituita alla fine dello scorso anno. E a lei darò la parola tra qualche istante per un saluto appunto istituzionale. Abbiamo il piacere di avere con noi questo pomeriggio Daniela Bruno, che è un'archeologa ed è vice direttore degli affari culturali del FAI. Avrò modo di dialogare con lei a momenti, è una donna di grande impegno, di grande sensibilità e di grande passione. E quindi a lei si devono tanti, diciamo, tanti nuovi, come dire, percorsi avviati all'interno del FAI, che vede una presenza femminile davvero molto ricca nei ruoli delle presidenze regionali, per esempio. E il mio saluto in questo momento va alle presidenti regionali, prevalentemente donne, appunto, che guidano in Italia il FAI nella dimensione territoriale. E dimensione territoriale del FAI che ha al vertice anche come responsabile della rete territoriale una donna, Irene Mearelli. Quindi avremo modo di parlare a lungo di questo. Dialogheremo insieme, ecco, dicevo, intorno a questo tavolo virtuale abbiamo delle ospiti e adesso ve le presento, poi avremo modo di introdurle di volta in volta. E sono la professoressa Paola D'Antonio, che è prorettrice dell'Università degli Studi della Basilicata ed è coordinatore del corso di laurea in paesaggio, ambiente verde urbano, quindi diciamo un tema che è anche molto vicino al FAI, molto all'interno del FAI. Anche la professoressa D'Antonio ecco, fa parte della consulta regionale del FAI che ho voluto arricchire, diciamo, con queste presenze, tutte caratterizzate da competenze molto specialistiche dal punto di vista, ecco, del patrimonio culturale, della sua tutela e della sua valorizzazione. Naturalmente Donatella Cito, molti la conoscono, è la property manager di Casanoa, che è bene nazionale del FAI a Matera, e la dottoressa Anna Maria Mauro, che è direttore del Museo Nazionale di Matera e viene da un'esperienza importante, ma ne parliamo subito dopo nell'introdurla, e poi ancora la dottoressa
Minardi, Patrizia Minardi, che è dirigente dell'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata e si occupa anche della cooperazione internazionale, ma si occupa a tutto tondo di promozione della cultura anche dal punto di vista del teatro e si occupa anche tanto di declinazione di temi al femminile, di un impegno al femminile come presidente del Sor Optimist Club di Matera. E poi Francesca Sogliani è direttrice della scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università degli Studi della Basilicata. E quindi, insomma, un parterre molto interessante caratterizzato da donne impegnate dal punto di vista della cultura e della sua valorizzazione soprattutto. E io ecco, non vorrei spendere troppe parole, ma darei la parola a Margherita Perretti per un saluto appunto istituzionale. Microfono. Allora, vai. Buonasera a tutti. Ringrazio Rosalba Demetrio per aver condiviso con me, con la Commissione stasera questa iniziativa che almeno da parte nostra nasceva un po' dall'esigenza di rivalutare il ruolo della donna nell'ambito della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale dell'Italia, che poi è uno degli elementi proprio fondanti della nostra nazione e anche della sua economia. Poi, diciamo, la celebrazione di una figura così importante come di Giulia Maria Crespi ha aumentato l'importanza dell'incontro di stasera perché sicuramente è una figura esemplare che va fatta conoscere soprattutto alle più giovani. Noi parliamo spesso dell'importanza dei role model, quindi in questo caso si tratta di una figura completa che si è occupata di imprenditoria, oltre che della salvaguardia del patrimonio e soprattutto l'idea di fondare il FA, insomma, ha avuto una sua genialità. Perché penso che senza il FAI certamente una buona parte del nostro patrimonio nazionale, insomma, è evidente, avremmo avuto difficoltà a conservarlo in questo modo. La presenza della donna in questo settore, è legata anche, a mio avviso, alla particolare attitudine verso la cura, perché poi in realtà abbiamo rilevato come ci sia propensione verso settori appunto quali quelli sanitari, dei servizi, della cura, del turismo. Si è parlato poco, perché se ne è parlato tanto durante l'emergenza Covid, di questo ruolo della donna in questi ambiti, ma non si è parlato tanto invece proprio dell'ambito della cultura e del patrimonio artistico. Invece è estremamente importante e sarebbe anche importante promuovere la valorizzazione economica di questo settore, perché per tradizione donne come la Crespi sono state soprattutto donne particolarmente benestanti o nobili, che si sono, c'è stata una sorta di mecenatismo molto nell'occuparsi del patrimonio. Quindi alla fine si è anche visto come qualcosa che poi dovesse essere quasi gratuita come funzione, senza un riconoscimento economico. Invece sarebbe importante evidenziare, sottolineare, lo si sta facendo negli ultimi anni in realtà in Italia,
la grossa valenza economica di questo settore, soprattutto come sbocco occupazionale per le donne che hanno una percentuale molto elevata poi di laurea negli ambiti umanistici, perché poi è rimasto un po' questo gap fra le STEM e gli ambiti scientifici in cui le donne continuano ad essere meno presenti, e invece il settore in cui per tradizione la donna ha studiato maggiormente, o come quello del restauro. Però a mio avviso, adesso che appunto si parla in modo particolare, evidenziata questo problema del bassissimo tasso di occupazione delle donne, invece è estremamente importante portare all'evidenza un po' di tutti il valore che, oltre che nella tradizione e nella cultura, anche dal punto di vista di risorsa economica, ha il nostro patrimonio artistico e culturale. Anche perché anche nell'ambito degli studi si stanno valorizzando maggiormente rispetto al passato particolari abilità che poi sono proprio un po' della donna, cioè queste soft skill che poi sono in questo caso capacità organizzativa, anche capacità di lavorare in squadra, particolare attenzione alla tutela ambientale, alla tutela del bello, no? E quindi infatti non a caso le restauratrici sono in buona parte donne. Quindi per concludere, a mio avviso incontri di questo tipo hanno una particolare valenza proprio oltre il valore culturale dell'incontro. E quindi a questo punto saluto tutti e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, e infatti quando abbiamo immaginato questo tema e con Donatella, cito perché l'evento è promosso in collaborazione naturalmente con Casanoa, dalla presidenza regionale del FAI e da Casanoa, appunto abbiamo pensato ad un angolo visuale che fosse meno percepito e meno discusso, cioè appunto lo sguardo con cui le donne affrontano i temi della tutela, della valorizzazione del patrimonio culturale, perché non perché ecco ci sia una differenza di genere in questo, ma a volte appunto è lo sguardo che fa la differenza, la sensibilità, il pragmatismo che insieme con le competenze a volte producono davvero qualcosa di straordinario. E dunque io a questo punto mi rivolgo a Daniela Bruno. Daniela Bruno è archeologa e quindi nasce con una forte propensione verso la ricerca e innanzitutto, ma il suo impegno ormai all'interno del FAI da molti anni, dal 2014, è un impegno ancora dedicato alla ricerca, perché come avrà modo di spiegarci, ricerca viene praticata nei beni, tante scoperte, tante cose messe in luce anche all'interno dei beni del FAI, ma naturalmente il suo impegno è rivolto alla valorizzazione ed è, come dicevo poco fa, appunto vice direttore degli affari culturali del FAI. Daniela Bruno ci racconterà di Giulia Maria Crespi, richiamando appunto questa straordinaria figura, il titolo dell'evento di questo pomeriggio, come Giulia Maria Crespi, è nato proprio così, pensando un po' al suo modello, un modello che ci ispira dal punto di vista dell'impegno, della passione. E poi appunto Daniela Bruno ci dirà del suo impegno all'interno del FAI attraverso i progetti e le attività che continuamente vengono messe in campo, e insomma tutti conoscono cosa fa il FAI, ma ascoltarlo dalla voce diretta dei protagonisti. Giulia Maria Crespi è stata una protagonista importante del Novecento, ha fondato il FAI,
Oggi il FAI vive attraverso la testimonianza di tante figure, molte donne, ma non solo donne, naturalmente, perché faremmo torto alle figure meravigliose di chi comunque si impegna all'interno del FAI attraverso ruoli ufficiali, istituzionali. Ma Daniela Bruno ci racconterà appunto il suo personale impegno nella declinazione delle sue attività. Ecco. Grazie Rosalba, grazie a tutte e a tutti. È un piacere ricevere questo invito, grazie dell'iniziativa e sono felice di essere qui con voi. Intanto comincio con una nota, permettetemi, di attualità, rivendicando il termine del mio ruolo, vice direttrice. Si parla proprio in questi giorni di questo termine così discusso e io ci tengo tanto e quindi ci tengo a ribadire che effettivamente un nome si porta dietro tanto significato. È stato faticoso guadagnare i ruoli che tutte noi abbiamo e sinceramente questa parola esiste, la voglio usare, vice direttrice. Peraltro mi piace molto un riferimento che di questi giorni mi veniva in mente a Linneo, il padre della nomenclatura delle specie viventi, che diceva effettivamente se una cosa non ha un nome, non esiste. Allora, questa cosa esiste, ha un nome e quindi mi piace usarlo. Al di là di questo, devo dire che è chiaro che senza diciamo, entrare in una logica di genere, perché poi è giusto farlo in altri ambiti, ma insomma in questo era soltanto un accenno così d'attualità, è giusto dire che il FAI effettivamente è molto femminile e anche riferendomi a quello che diceva la dottoressa Perretti adesso, da un punto di vista occupazionale, effettivamente il FAI è un'azienda no profit, ma è un'azienda che impiega addirittura su 275 dipendenti ben 177 donne. Quindi diciamo che il 72% dello staff del FAI è costituito da donne. È quindi una realtà occupazionale che sfrutta al massimo, valorizza al massimo le competenze delle donne in questo tipo di ambito, che effettivamente sono diverse perché tradizionalmente l'ambito della cultura è stato preferito dalle donne, nonostante appunto ci siano proprio di questi giorni, in questo periodo con la pandemia, purtroppo vediamo però comparire tantissime scienziate donne ai massimi livelli. Il FAI ha delle donne anche, diciamo, ai vertici dell'organizzazione. I vertici dell'organizzazione sono maschili perché il presidente, il vicepresidente, il direttore generale, ma immediatamente sotto, vice direttori generali, hanno una donna che sono io, vice direttrice appunto degli affari culturali. In particolare il mio lavoro è, rivolto a progetti e contenuti culturali del FAI. Affari culturali si intende nel senso di presidiare tutta la parte appunto culturale dell'azienda, che ha una missione spiccatamente culturale ovviamente, ma che poi si ripercuote su una serie di attività e appunto di produzione di contenuti, che sono quelli che vengono poi divulgati nei nostri beni, che sono le storie che raccontiamo, che sono molti la ricerca che facciamo. La mia occupazione principale è la valorizzazione. Questo termine un po' bistrattato o comunque forse mai ben definito e compreso fino in fondo, perché spesso frainteso da un punto di vista più di vendita di un prodotto culturale, quindi di commercializzazione della cultura. In realtà ormai tutte noi che facciamo cultura sappiamo che così non è, che la valorizzazione è parte fondamentale dell'occuparsi di cultura oggi e che nella valorizzazione c'è una parte fondamentale che è la ricerca. E in un certo senso credo di essere stata assunta al FAI in origine 6 anni fa, 7 anni fa, proprio perché mi occupavo spiccatamente di ricerca e questa era una parte fondamentale che il FAI aveva praticato, ma che voleva estendere, voleva ampliare, perché effettivamente non si può raccontare nulla nei nostri beni, né nei musei, nelle istituzioni della cultura, se non si è veramente proprietari di un contenuto approfondito e originale che deriva dalla ricerca. La ricerca scientifica nelle discipline umanistiche e quelle scientifiche, appunto, nel mio caso era una disciplina archeologica, quella che avevo coltivato alla Sapienza, all'Università di Roma, dove mi sono formata, specializzata, dottorata e avevo fatto tanto lavoro, appunto, di produzione di pubblicazioni, di scavi, eccetera.
e che mi aveva portato ad essere una professionalità solida appunto nel campo della ricerca. Devo dire che ho scoperto con il FAI la possibilità di fare della ricerca qualcosa di fruttuoso, perché spesso nell'università la parte, diciamo, di comunicazione del risultato scientifico al pubblico viene trascurata o affidata ad altri. E invece ho scoperto nel FAI la possibilità di connettere questi due mondi, la ricerca e la comunicazione, attraverso l'attività nei beni del FAI, dove effettivamente si studia, ma poi si racconta quel che si è studiato specificamente. Si ha la soddisfazione straordinaria di vedere questo racconto rivolto al pubblico che prende vita e che viene, che cresce nell'interesse del pubblico che viene a visitare i nostri beni e che quindi in un certo senso dà un senso fortissimo anche all'attività del ricercatore, che molto spesso si esaurisce sul suo tavolo di studio, nei suoi libri, nelle sue pubblicazioni. Quindi devo dire che ho trovato grande gratificazione in questo ruolo nel FAI e forse proprio il fatto di essere archeologa mi consentiva questa elasticità tra il racconto e la ricerca, tra la costruzione di una storia nella sua diacronicità, nella ricerca delle tante fonti che fa parte della disciplina archeologica e che si prestava perfettamente al lavoro del FAI. Quindi in questo mio breve excursus, diciamo, professionale per spiegarvi quello che faccio al FAI, quello che faccio con il mio staff nutritissimo di 20 persone, molte delle quali donne, direi quasi tutte donne, che hanno appunto un curriculum simile al mio in diversi ambiti, tra l'architettura, la storia dell'arte e l'archeologia, e che appunto prestano il loro impegno al lavoro del FAI, alla valorizzazione del FAI. Molte donne sono anche, come diceva giustamente Rosalba, nel FAI, nella gamba del FAI, il FAI diciamo ha due gambe, non quella dello staff ma quella dei volontari, che è una parte fondamentale del FAI. I volontari che si impegnano sparsi in tutta Italia in vari ruoli, da quello di presidente della regione, ma capodelegazione, semplici volontari, apprendisti ciceroni, delegati per vari ambiti, molte sono donne e questo veramente ci onora e dà l'idea anche di questo interesse che si diceva prima forse spiccatamente femminile per la cura del patrimonio, della cura della bellezza, che insomma non vorrei appunto fare solo rendere solo femminile, restituire come solo femminile, ma indubbiamente spiccatamente femminile. Voglio ricordare anche le molte donne che hanno contribuito alla grandezza del FAI e allo sviluppo del FAI donando le loro proprietà al FAI. Effettivamente sono tantissime le proprietà che oggi sono aperte al pubblico dal FAI e che vengono da un generosissimo gesto di condivisione e di generosità appunto lasciata alla società civile delle loro proprietà private. Villa Necchi Campiglio a Milano viene dalla generosa donazione di Gigina Necchi, per esempio Villa dei Vescovi a Padova viene dalla generosa donazione di Maria Teresa Olcese. Elisabetta De Regge Provana ha donato al FAI il Castello della Manta a Saluzzo, vicino Cuneo. Emanuela Castelbarco ha donato al FAI il Castello di Avio, vicino Trento. Lidia Campatelli ha donato al FAI la Casa e Torre Campatelli a San Gimignano. Anna Pedeferri è una delle donatrici di Villa della Porta Bozzola a Casalzuigno. Recentemente la Contessa Carnevale ha donato al FAI una proprietà che sarà un prossimo bene aperto dal FAI a Lerici, Villa Cochran, Rezzola, a Pugliola, vicino Lerici appunto. Sono tantissime le donne che hanno contribuito allo sviluppo del FAI. E insomma, una di queste, ma anzi no, la prima, che poi è l'occasione di questo incontro e che voglio celebrare con voi, è Giulia Maria Crespi, che senz'altro ha contribuito non allo sviluppo del FAI, ma proprio alla sua nascita, alla sua fondazione. La fondatrice è senz'altro un personaggio chiave nello sviluppo del FAI, ma anche nella sua identità. La sua personalità coincide molto con la personalità che tuttora ha il FAI e che tuttora ha chiunque ci lavori o ci si avvicini, come per un'adesione spontanea, naturale. Questo incontro di oggi si chiama Nello sguardo delle donne e indubbiamente io credo che il FAI sia nato dalla visione di una donna, cioè Giulia Maria Crespi. C'erano anche altri fondatori nel FAI, erano in cinque quindi, ed erano uomini, quindi non possiamo dire che sia stata solo una visione femminile, ma indubbiamente la sua è stata una visione rilevante. Non voglio neanche dire che la visione di una donna abbia delle caratteristiche precise, specifiche,
perché effettivamente le caratteristiche, le donne sono tutte diverse, sono infinitamente diverse, le sfumature delle donne sono tantissime, infinite appunto, e quindi anche la loro visione è diversa. Però credo che si possano riconoscere dei tratti peculiari, ricorrenti, nella visione delle donne, un po' diversi forse da quelli della visione di un uomo. E forse riflettendoci alla luce proprio della figura di Giulia Maria Crespi, mi verrebbe da dire che forse questo tratto peculiare nella visione femminile di Giulia Maria Crespi può essere rintracciato nella sua capacità incredibile di contemplare gli opposti in un'unica visione, in un unicum, di armonizzare i contrasti, o forse anzi no, invece più che altro di contemplarli in un'unità plurale, che magari a volte non era armonica, ma che teneva insieme l'una e l'altra cosa, questa pluralità che era parte della sua stessa personalità, della sua identità. Se avrete modo di leggere di lei, sono uscite diverse cose su di lei recentemente a commento della sua figura, ma i suoi stessi scritti, la sua biografia recentemente edita e varie altre pubblicazioni o commenti alla sua figura, effettivamente ne viene fuori un ritratto quasi doppio, in cui sussistevano diverse identità. Alcuni l'hanno chiamata da un lato una pastorella, dall'altra una regina, da un lato una signora, dall'altro una bambina, da un altro hanno rimarcato la sua straordinaria accoglienza e generosità, però non hanno mancato di sottolineare il suo carattere imperioso, a volte scontroso, il suo essere decisionista fino a creare degli attriti. Da un lato il suo conservatorismo rispetto ad alcuni principi solidi, ma dall'altro invece un senso di progresso quasi rivoluzionario, un'originalità di pensiero straordinaria che ha portato a degli avanzamenti inaspettati. Io ricordo quando andavo da lei la sua capacità di spiazzarti, la sua capacità di porre la questione sempre da un punto di vista originale, di tirare fuori dall'interlocutore sempre un punto di vista nuovo a cui lui per primo non aveva pensato, in una capacità veramente maieutica di creare un dialogo e di far andare la conversazione dove non si pensava all'inizio che sarebbe andata. Quindi veramente una personalità ricca e piena di sfumature, a volte appunto in contrasto fra di loro, ma una personalità capace di tenerle insieme tutte. Questo era veramente un suo aspetto straordinario, e credo che appunto questa sia una caratteristica delle donne, quella di saper modulare identità diverse, di saperle orientare ad un obiettivo che può essere di vario genere, professionale o privato. La frase che abbiamo usato per celebrarla, magari condivido lo schermo perché mi piaceva farvi vedere questa frase, ecco, non so se la vedete, ecco qui, è una frase che abbiamo utilizzato per celebrarla all'indomani della sua morte, una frase che ci sembrava particolarmente significativa, perché effettivamente ci permette di tenere insieme, di continuare a parlare di lei come appunto di una personalità plurale, ricca di diverse sfumature. E in questo caso due erano gli elementi che vengono fuori da questa frase con grande nitidezza, con una grande lucidità ce la restituiscono: il sogno e la concretezza. Diceva: sogni? Sì, sogni. A furia di sognare si riesce a portare nel concreto ciò che si sogna. Effettivamente c'era in lei questa propensione verso l'utopia, verso l'ideale, verso la capacità, verso la visione delle cose impossibili, o che magari a dirle sembravano impossibili, ma che poi invece in realtà erano possibili. Bastava provarci, bastava un impegno, e un impegno concreto. La sua capacità di trasferire i sogni in una dimensione reale, di fattibilità, è un tratto caratteristico del FAI, che sogna in grande, ma che realizza anche in grande. Quindi diciamo che in questa frase e nella sua personalità che propendeva verso il sogno, ma che poi portava il sogno nel concreto, c'è tutto il FAI. Per questo questa frase mi era sembrata molto utile per raccontarla, e è sembrata al FAI molto utile per celebrarla. Questa sua capacità di appunto trasferire il sogno in azione è veramente un tratto caratteristico del FAI. E voglio aggiungere a questa dimensione, a queste due dimensioni della sua personalità, e che poi appunto hanno fondato il FAI e si ritrovano ancora nel FAI,
un terzo elemento, che era quello, un altro elemento che veniva fuori in maniera fortissima conoscendo Giulia Maria Crespi e che secondo me lei ha seminato nel FAI, e nel FAI fiorisce, sboccia in maniera veramente rilevante e appunto evidente, la moralità. Aveva una spiccata moralità e una moralità basata su principi solidi, un'etica della convinzione basata su principi, ma allo stesso tempo su un'etica della responsabilità. Queste due parole, principi e responsabilità, che erano alla base di questa sua forte moralità, si ritrovano ancora nel FAI. Una responsabilità che lei ha voluto seminare, appunto, fondando il FAI, una responsabilità individuale nel cercare di fare ciascuno quel che può per contribuire al progresso, al miglioramento della società civile, ma allo stesso tempo una responsabilità collettiva di tutti noi nei confronti, per esempio, del tempo, quindi del passato, nel tutelare il passato perché è fondamentale per il presente, e una responsabilità nei confronti del futuro, tutelare perché appunto non siamo soltanto eredi, ma siamo custodi di questo patrimonio che dobbiamo rivolgere al futuro e consegnare alle generazioni future. Ecco, quindi sogno, concretezza, moralità, legata appunto a principi e ad una responsabilità che ci ha infuso, che ha infuso nel FAI e che veramente posso assicurare è sentita e posseduta naturalmente da chiunque lavori o operi volontariamente per il FAI. In un certo senso siamo tutti quanti molto simili a lei, forse perché lei è stata un modello, un esempio per noi, o forse perché è stata in grado con la sua forte personalità di attirare intorno a sé persone simili che condividevano questi principi e questa missione. Oggi il FAI si basa su questo forte portato, su questo fondamento solido di principi, di moralità, di responsabilità, di visione e di azione, ed è un'azienda no profit, quindi un'azienda che opera per la pubblica utilità, molto moderna, pur essendo appunto così fondata su principi solidi del passato. È un'azienda che ha una forte identità e che in questo forse mi sentirei di dire non somiglia a niente a nessuno. Ha un'originalità tutta sua, non solo in com'è, ma in quello che fa. E questo è un tratto che portiamo avanti e che difendiamo con grande orgoglio, perché crediamo che proprio possa essere un esempio e vorremmo che tanti altri FAI sbocciassero in Italia, perché c'è tanto da fare e non è solo il FAI che lo può fare. Ma diciamo che il FAI porta il suo contributo. Giulia Maria Crespi ci ha insegnato tantissimo, ma appunto c'è da fare tanto per le donne, perché le donne facciano sempre di più in questo settore, perché ne hanno tutte le carte, e c'è da fare tanto per il patrimonio dell'Italia, il patrimonio di natura e di storia, per cui grazie a Giulia Maria Crespi per aver fondato da questo sogno una realtà concreta che speriamo che duri per sempre, per oggi e per le generazioni future. Grazie. Grazie. Grazie Daniela Bruno, come sempre molto coinvolgente, e dico davvero perché è sempre molto trascinante con queste, diciamo, sue riflessioni che condivido, devo dire, decisamente tutte. E ricordo un altro nome importante tra i fondatori del FAI, è quello dell'architetto Renato Bazzoni e naturalmente l'attuale presidente del FAI, il professor Andrea Carandini. E che ho omesso di citare solo perché in questa serata stiamo un po' più celebrando e ricordando appunto lo sguardo femminile del FAI, ma naturalmente il nostro pensiero e riconoscimento va a tutti loro. E dunque Donatella Cito è architetto. È architetto ed entra inizialmente nel FAI come responsabile del FAI Giovani, quindi è con un tipo di impegno che la coinvolge inizialmente nell'attività appunto volontaria per il FAI. Tra l'altro la pagina del FAI Giovani è molto importante, molto determinante e insomma ci stiamo impegnando perché anche in Basilicata riprenda ad avere un ruolo come insomma qualche tempo fa. Donatella Cito dal 28 febbraio 2014 è property manager di Casa Noa, bene nazionale del FAI
a Matera, che penso ormai molti conoscano, ma di cui ci parlerà comunque Donatella, perché il FAI in questa regione ha, come dappertutto, insomma, ha due anime, lo si diceva anche prima. Casanova è un bene nazionale del FAI, ha naturalmente una direzione, ha uno staff che opera all'interno. E poi c'è naturalmente la grande pagina dei volontari del FAI, quindi c'è una presidenza e attualmente io sono presidente del FAI e mi piace ricordare anche il fatto che le capodelegazioni in questa regione sono ancora una volta donne, quindi le saluto e sono appunto... Per Matera, conduco ancora io la delegazione di Matera, che è quella nata più lontano nel tempo, nel 1999. Capo delegazione di Potenza è la dottoressa Lidia Pantone, e poi capo delegazione della Costa del FAI Costa Ionica e l'architetto Franca Di Giorgio, e capo delegazione di una delegazione che è appena nata, delegazione di Tricarico della Lucania Interna, l'architetto Sabrina Lauria. Ecco, il mio saluto va anche a loro. Bene, Donatella Acito, dunque, come vivi il tuo impegno come property manager, la tua progettualità? E ecco, raccontaci un po' di questa tua esperienza, ormai anche insomma abbastanza datata, ma soprattutto delle proiezioni future per un bene come Casa Noa, che è nato con un'attenzione particolarmente rivolta a Matera, ma che non può che dilatarsi in una visione più ampia e globale che investa tutto il territorio regionale, quindi all'interno di un naturale sviluppo, no? Della sua storia e delle narrazioni che si propongono all'interno. Quindi la parola a te, Donatella. Grazie. Allora, intanto non posso non cominciare il mio intervento tenendo presente appunto il titolo del nostro incontro e dibattito. E sarà molto simile a quello di Daniela, forse proprio perché, come lei ha detto, lo spirito del FAI è in tutti noi che lavoriamo al FAI, è proprio ci appartiene. E le due caratteristiche che volevo mettere appunto in evidenza della nostra fondatrice, che è stata per noi un punto di riferimento, proprio un esempio da seguire ancora adesso, tutti i giorni nel nostro lavoro, è proprio l'essere donna sognatrice e donna concreta, che fa parte proprio dell'essere leader, quindi la visione che la Crespi ha sempre avuto, sin dall'inizio con la costituzione del FAI, ma non è mai mancata la visione nella Crespi, nei suoi progetti continui. Non ultimo, l'ultimo progetto e sogno della Crespi era addirittura rivolto all'ambiente, addirittura alle api, che sono un punto importantissimo per un ecosistema naturale. Insomma, questo per far capire la sensibilità di questa grande donna, ma nello stesso tempo la sua concretezza. E quindi la Crespi ha infuso dentro di noi proprio questo spirito del FAI, che è uno spirito, devo dire, particolare, è uno spirito che raccoglie insieme la passione, quindi un modo di essere e una responsabilità, che è un modo di agire, di fare, quindi amore, desiderio per la conoscenza dei nostri luoghi, del nostro territorio. E questa conoscenza dei nostri luoghi è una conoscenza che noi nel nostro lavoro portiamo avanti per trasmetterlo alle generazioni future. E quindi educandole, sensibilizzandole alla bellezza dell'Italia, a quindi insomma, per noi il nostro lavoro è importante perché tende a salvare l'identità di un luogo, del luogo, di un contesto in cui viviamo. Ed è proprio per questo che ci tengo a specificare che i beni del FAI non sono dei musei convenzionali, ma per noi sono dei luoghi davvero speciali perché raccontano sempre una storia
propria o meno del bene, ma sempre una storia che viene poi tramandata di generazione in generazione. Casa Noa, ad esempio, è un piccolo bene del FAI, è una casa che racconta però all'interno una storia molto più grande, che è la storia di Matera e del suo territorio. Il FAI ha deciso di riempire questa casa vuota con dei contenuti attraverso un filmato che racconta appunto la storia di Matera, ma la cosa più importante è che il FAI ha fatto questo perché ha esaudito un desiderio, e ritorniamo anche all'attuazione dei sogni, a un desiderio dei donatori, cioè quello di poter raccontare la storia di Matera alle nuove generazioni. Ed ecco perché i beni del FAI sono alla fine dei luoghi speciali, perché danno vita a dei sogni, a dei desideri, e in questo modo insegnano e commuovono, ispirano il visitatore che viene a trovarci. Si crea quasi uno scambio simbiotico tra l'uomo e il luogo, tra il visitatore e il bene. E quindi per questo io sento importante questo ruolo che portiamo avanti del property manager, che non può essere soltanto la figura di un manager professionale competente che si occupa della gestione della sostenibilità di un bene, ma questo non può esserci se non insieme ad una visione, ad una progettualità che porta sempre avanti scusate, mi sono un attimo emozionata. Quindi è sempre bisogna andare sempre di pari passo appunto tra la progettazione e l'attuazione dei nostri progetti. E infatti in questo periodo, diciamo, in questo periodo di pandemia, sappiamo che è stato critico per il nostro settore, il nostro comparto, almeno dal punto di vista economico, però questo, almeno all'interno del FAI, ci è servito tanto perché abbiamo recuperato proprio uno spirito diciamo, di gruppo. Io faccio parte di un gruppo dei property manager che veramente è fantastico. Io ho un passato da architetto, sono stata sempre abituata a lavorare in team, ma quello che ho trovato nella squadra all'interno del FAI è davvero incredibile. Rappresentiamo praticamente tutti i beni, tutte le regioni, e lavoriamo veramente come una grande squadra, e questo era proprio quello in cui credeva anche la Crespi, cioè credeva fortemente nel lavoro di squadra per il raggiungimento degli obiettivi. E quindi, ritornando a questo periodo, in questo periodo soprattutto qui, diciamo, io ho avuto modo di riflettere un po', uscendo dalla routine, dalla frenesia del lavoro quotidiano, diciamo, del portare avanti il bene, la possibilità proprio di lavorare su dei progetti. E abbiamo lavorato su un progetto che nasce nel 2014, e nasce proprio da un'idea dell'ufficio valorizzazione, da Daniela Bruno. È il progetto Fulcri e Sistemi, che è un progetto che vede appunto al centro di una rete territoriale, quindi come fulcro il bene, al centro di una rete territoriale che mira alla valorizzazione e alla promozione turistico-culturale di tutto il territorio. E infatti in questo periodo abbiamo cercato di sperimentare questo progetto attraverso una calendarizzazione di eventi e quindi delle passeggiate, mettendo in risalto diciamo dei luoghi che raccontano delle storie. L'ultima delle passeggiate che abbiamo fatto era per esempio per le vie delle argille, quindi tra i calanchi, tra Pisticci e Craco, e quindi una passeggiata che raccontava appunto dall'origine della materia all'estrazione, fino ad arrivare a visitare la città e quindi la concretizzazione, e vedere come si era appunto utilizzato quella risorsa. E quindi è una sperimentazione, diciamo, di questo progetto che poi effettivamente potremo, come i percorsi migliori, potremo inserirli all'interno invece di Casa Noa, appunto in questa concretizzazione proprio del progetto. Proprio perché, allora, se vedete alle mie spalle, io mi trovo in una sala importante di Casa Noa, che è la sala Fulcri e Sistemi, ovvero una sala dove abbiamo un tavolo multimediale con degli itinerari, dei tour, e quindi
potremmo in questo modo ampliare questi tour mettendo anche appunto delle visite che riguardano la regione. Ovviamente questo è un progetto che stiamo mettendo in atto con la collaborazione della Presidenza regionale, di tutti i gruppi e le delegazioni sul territorio che ci danno una mano e creano quindi questa rete per poter sviluppare questi percorsi. E questo è un progetto di valorizzazione del territorio che si può concretizzare quindi attraverso questi strumenti multimediali, e questo diventa, ecco, un modo, diciamo che uno strumento che poi può portare anche ad un profitto, ed ecco come da una fase di progettazione si può poi evolvere in una fase di sperimentazione e di concretizzazione. E quindi questo è un po' il ruolo anche del property manager, cioè quello di non dover soltanto portare avanti un bene, ma quello di farlo crescere e avere sempre appunto dei progetti da sviluppare per poterli poi concretizzare, insomma. Ok. Grazie Donatella Cito. Beh, è emerso un concetto importante, che è quello della squadra, del fare squadra, e la dimensione che abbiamo tutti nei vari livelli. I presidenti regionali si sentono accomunati da obiettivi e da sfide comuni e quindi fanno squadra. All'interno di ciascuna regione i presidenti con i capi delegazione, con i capigruppo, creano anche, declinano questi modelli, insomma, di squadra e un po' così in tutti i livelli organizzativi del FAI. Questo è un tema importante, perché in realtà il lavoro che si conduce in solitudine, certo, è importante perché consente l'approfondimento, consente l'analisi, ma la realizzazione dei progetti passa attraverso il coinvolgimento di competenze diverse che si integrano, che dialogano e quindi si richiamano l'un l'altra, come le anime del FAI. Il FAI, sapete tutti, si occupa di appunto tutela e restauro di luoghi fisici, di monumenti, ma si occupa anche e molto di ambiente. Questo elemento, diciamo, ce l'ha nella sua genesi, nel suo DNA, nel suo nome, Fondo Ambiente Italiano, quindi ha questa doppia anima. Ed è in ragione di questo, pensando alla squadra, pensando all'ambiente, che qualche tempo fa ho pensato di coinvolgere all'interno della consulta regionale del FAI, che vuole essere anch'essa una squadra, la professoressa Paola D'Antonio. Paola D'Antonio, naturalmente l'ho presentata prima, per chi si è collegato successivamente, è prorettrice, e non prorettore, prorettrice dell'Università e degli Studi della Basilicata, ed è coordinatore del corso, o coordinatrice del corso di laurea PAVU, Paesaggio, Ambiente e Verde Urbano. Ma questa è solo, diciamo, la punta di un curriculum vastissimo che io qui naturalmente non cito intermente. Mi piace però dire appunto che i suoi interessi sono molto variegati, si occupa moltissimo anche di ricerca, quindi un suo tema importante è quello dell'agricoltura. Il FAI si occupa anche di questo, delle nuove frontiere anche, no, tecnologiche, ma applicate all'agricoltura. Ma oggi ci parlerà soprattutto del ruolo della donna nella cura e gestione del paesaggio, con riferimento soprattutto ai temi dell'inclusione. Quindi do la parola alla professoressa Paola D'Antonio. Sì, grazie presidentessa. Innanzitutto grazie a te, al FAI, qui rappresenti in modo egregio, ecco, il FAI, per la tua competenza, per la tua capacità, ecco, nel creare dei momenti così interessanti, dei momenti in cui poi ogni relatore
riesce a, diciamo, sapientemente dare luce a quelli che sono dei temi quotidiani per ciascuno. Saluto tutti i presenti, le istituzioni, saluto Margherita Perretti, presidente della Commissione per l'Opportunità, insomma i colleghi, Patrizia Minardi, la collega Francesca Sogliani, la Daniela vice direttrice, io non ho il piacere di conoscerla, mi dispiace, ma spero quanto prima, e saluto anche la direttrice, la nuova direttrice del museo, la dottoressa Anna Maria Mauro, che è la prima occasione che ho avuto per incontrarla. Quindi un caro saluto a tutti e complimenti all'ultima relatrice, a Donatella Cito, che per quanto, ecco, nelle sue parole in qualche istante è trapilata un'emozione giovanile evidente, però ci ha dato proprio il senso di quanto anche nelle generazioni più nuove ci sia proprio diciamo, è tipico degli architetti sicuramente, ma una proprio naturalezza nel creare i gruppi, nel creare i laboratori, insomma, complimenti. Bene, io infatti grazie delle belle parole, presidentessa, di introduzione. Io infatti sono prorettore con la delega all'inclusione e sono anche coordinatrice del corso di laurea in paesaggio, ambiente e verde urbano. Un corso di laurea che è, diciamo, nuovo per una delle ultime, diciamo, proposte formative dell'Università degli Studi della Basilicata, tra l'altro uno dei pochi, anzi al sud è l'unico corso con questa particolare struttura che appunto guarda la pianificazione del territorio, ma ad una pianificazione verde, quindi alla pianificazione territoriale e ambientale. E allora io non ho avuto il piacere di conoscere la Crespi, purtroppo ho avuto semplicemente, ecco, ho visto invece che la presidentessa, probabilmente la dottoressa Bruno invece hanno avuto questa possibilità. E quindi, diciamo, la mia conoscenza è una conoscenza che è stata in qualche modo appresa anche negli ultimi periodi attraverso i media, attraverso il web, che però penso abbiano sempre, facendo anche un confronto, sempre sapientemente illustrato questa figura. Evidentemente i caratteri di questa persona sono stati sempre molto definiti, molto decisi, inconfondibili. E quindi è una persona della quale io poi, proprio in occasione di questa iniziativa, sulla quale ho riflettuto, cercando di individuare soprattutto degli aspetti che fossero, ecco, degli elementi che potessero tracciare un po' questo mio intervento di oggi, perché appunto questa straordinaria persona non è stata solo discendente di una famiglia, si diceva prima, di imprenditori lombardi, è stata la prima donna che ha amministrato il Corriere della Sera, tra l'altro lo ha fatto anche dando un taglio molto importante, perché appunto durante la sua direzione, durante la sua amministrazione, volle al suo fianco Antonio Cederna, che quindi diede un taglio estremamente diretto e forte sull'ambiente. Era un ambientalista e all'epoca i giornali non si interessavano di ambiente, parliamo appunto della metà del secolo scorso, poco più della metà. Ancor prima di fondare il FAI, fondò Italia Nostra, quindi già lì una forte, diciamo, connotazione sui temi della cura prima che della salvaguardia, perché per salvaguardare bisogna conoscere, bisogna curare, così si salvaguardia. E appunto fu una poi delle fondatrici del FAI, ma una fondatrice importante perché in effetti fu grazie a lei che poi si riuscì il FAI acquisì uno dei primo bene più importante, che fu appunto il monastero romano longobardo di Torba, che è stato appunto il primo bene importante del FAI acquistato proprio dalla signora Crespi con una lauta donazione di 500
milioni, quindi ecco, impegni importanti. Però la cosa che mi ha anche molto, diciamo, che mi ha veramente anche inorgoglito, perché una figura femminile del secolo scorso è veramente per noi una, per come, diciamo, ha avuto la, per la sua vicinanza all'ambiente, ma non solo all'ambiente, proprio all'agricoltura, perché tra le tante cose era anche proprietaria di un'azienda agricola biodinamica. Parliamo del 1970, del 1960, il concetto di biodinamico era un concetto proprio incomprensibile, era un concetto particolarmente nuovo. E era una persona e una figura, appunto, che più volte, e questo è un aspetto importante, ebbe modo di rappresentare quanto la cura e la salute della terra potessero essere un fondamento importante per la salute dell'uomo. E quindi in questa fu proprio la logica che mise poi alla base di tutto il suo impegno per l'agricoltura. Faccio un esempio, ecco, io poi sono un tecnico, quindi le rappresento. Nella sua azienda non si utilizzavano prodotti di sintesi, prodotti chimici, antiparassitari, disserbanti, che lei chiamava normalmente veleni, ma al posto di queste per la concimazione invece si utilizzavano il letame e il liquame. Ecco, parliamo di tecniche che oggi sono alla base di un concetto di agricoltura biologica, ecco, che ella invece aveva messo in pratica, quindi non solo teorica, ma appunto una persona estremamente pratica che metteva in atto quelle che poi erano le sue convinzioni. Quindi una tutela dell'ambiente, però una tutela che comunque era inscindibile con anche un forte legame con la storia. Quindi rispetto all'ambiente, una forte attenzione e responsabilità all'ambiente, al paesaggio, ai fiumi. Ecco. Ora, questo è stato, ecco, per introdurre proprio la figura della fondatrice, dottoressa Crespi, è stata appunto una figura che in qualche modo connota lo stereotipo della donna che si interessa di paesaggio. Ecco, le donne con il paesaggio, si diceva, qualcuno ha detto prima, hanno sempre avuto un feeling particolare, perché la donna è madre, la donna è la figura che si cura, che ha cura della casa, che ha cura delle relazioni, della famiglia, che ha cura della crescita dei figli, che anche nel mondo agricolo in genere ha cura dell'aia, ecco, ha cura di queste aggregazioni molto importanti. Quindi la donna è molto spesso, c'è appunto la solita citazione, l'ambiente è un mestiere da ragazze. Tra l'altro è stato anche il titolo di alcuni forum organizzati negli scorsi anni, e proprio rivolti a ingegneri, agronomi, giardinieri, selvicoltori, persone che appunto riciclano, che lavorano appunto nelle tante società e aziende no profit che appunto riciclano per il recupero appunto dei residui. La donna è colei che appunto ha cura della valorizzazione, perché anche la donna, se pensiamo all'ambiente in cui essa si muove, in cui essa vive, ha da sempre un'attenzione a valorizzare le competenze, a valorizzare gli aspetti caratterialmente più preziosi, ecco, del suo nucleo, dei suoi figli. Ora, è evidente che il paesaggio è sicuramente qualcosa che sta a cuore alla donna, perché le donne hanno appunto un ruolo, diciamo, di cura nella crescita, nell'evoluzione. E il paesaggio è per sua natura non solo produttivo, ma per sua natura in evoluzione. E le comunità che ne fanno parte sono anche il frutto di un'identità
territoriale, che è un'identità che però è fatta di relazioni, è fatta di un sistema di interconnessioni che sono uniche e irripetibili e che quindi in quanto tale lo rendono non riproducibile. È questa particolarità del paesaggio che rende i paesaggi italiani straordinari, perché i paesaggi italiani sono tutti così, perché i paesaggi italiani sono una rappresentazione, una conservazione, un'evoluzione di storie, di tradizioni, di relazioni, e lo sono in particolar modo rispetto a quello che possono essere i paesaggi di altre aree dell'Europa. I paesaggi italiani sono i paesaggi del Mediterraneo, e il Mediterraneo è stata sempre una terra di confronti spesse volte accesi, di lotte purtroppo, ma anche di grandi evoluzioni. Attraverso il Mediterraneo sono passati tutti i popoli praticamente delle nostre civiltà. Ora è evidente che quando parliamo di donne, e parliamo penso alle paesaggiste italiane, a paesaggiste come la Flaminia Palmenteri, Ines Romitti, beh, le paesaggiste italiane sono donne che concepiscono il paesaggio come forma d'arte. Ecco, è questa la particolarità. La paesaggista italiana è diversa da una paesaggista dei paesi del nord Europa. Per la paesaggista italiana il paesaggio è arte. E il paesaggio è un giardino, è un luogo in cui si contempla, è un luogo in cui si fa cultura. I paesaggi in Italia sono paesaggi al femminile, ma non sono solo i giardini, sono anche i cortili, sono gli orti, sono le piazze, sono tutti quei contesti in cui la donna riesce a creare, a ritrovare, ad essere protagonista di un'armonia straordinaria, dell'armonia della natura, perché poi il paesaggio è evoluzione, ma è un'evoluzione della natura, e la natura sapientemente crea un'armonia in cui l'impegno umano delle volte è superfluo. L'uomo deve semplicemente leggere l'armonia di un paesaggio creato dalla natura. E allora questa armonia molto spesso viene letta dalle donne, perché le donne hanno, per loro natura, hanno una capacità di entrare più in empatia, di entrare in relazione, di cogliere come si coglie nella crescita, ecco, degli aspetti particolarmente interessanti. E allora io non voglio, diciamo, dilungarmi, però prima volevo leggervi una poesia di Cesare Pavese. Cesare Pavese è stato un scrittore, un intellettuale, un poeta, una persona che ha vissuto anche tante fragilità, e allora mi fa piacere anche citarlo, perché poi, ecco, si avvicina molto a anche un mio impegno, ecco, non solo di ricerca ma anche accademico. E allora lui ha vissuto appunto un rapporto molto difficile con le donne, molto spesso deludente. Infatti questo, per neanche io lo sapevo fino a poco tempo fa, la canzone di Alice di De Gregori racconta appunto di questo uomo che aspetta al tram una donna che non arriverà mai, e quando parla proprio facendo riferimento alla storia del Pavese, di Cesare Pavese e di un suo amore non corrisposto. Bene, Cesare Pavese quindi ha avuto sempre questi rapporti molto conflittuali con le donne, ma più che conflittuali, non corrisposti con le donne, che l'hanno poi profondamente sediato. E allo stesso tempo Cesare Pavese è stato anche uno dei grandi scrittori che hanno anche nelle loro poesie, perché appunto era uno scrittore, un critico letterario, ma anche un poeta, hanno riportato la natura, il disegno di questi paesaggi, paesaggi della sua campagna. E una di queste poesie, vediamo se la riesco a condividere,
racconta proprio della, illustra il paesaggio, ma in questa poesia che appunto si chiama L'incontro, che è, fa parte di una raccolta ed è datata del 1936, illustra proprio l'incontro del paesaggio con una donna che sembra nascere proprio dalla terra stessa. Mi piace concludere con questa poesia proprio per dare il senso della vicinanza delle donne, di quanto le donne nascono in una, nella, diciamo, in una, vivono e nascono e vivono in un contesto che nel renderle protagoniste le dà però un ruolo importante, che è proprio il ruolo di proteggere, curare, salvaguardare e apprezzare, diciamo, tutte le ricchezze della natura. Un attimo che ve la leggo. Eccola qua. Io non ho, non so, mi dite se la leggete perché l'ho trovata, l'ho ripresa. Si vede? Sì. Allora, ve la leggo. Sì, sì, si vede. Incontro. Io non ho fatto recitazione, però mi impegnerò. Queste dure colline che han fatto il mio corpo e lo scuotono a tanti ricordi mi han schiuso il prodigio di costei che non sa che la vivo e non riesco a comprenderla. L'ho incontrata una sera, una macchia più chiara sotto le stelle ambigue nella foschia d'estate. Era intorno il sentore di queste colline, più profondo dell'ombra, ed un tratto suonò come uscisse da queste colline, una voce più netta e aspra insieme, una voce di tempi perduti. Qualche volta la vedo e mi vive dinanzi, definita, immutabile, come un ricordo. Io non ho mai potuto afferrarla. La sua realtà ogni volta mi sfugge e mi porta lontano. Se sia bella non so, tra le donne ben giovane. Mi sorprende e pensarla, un ricordo remoto dell'infanzia vissuta tra queste colline. Tanto è giovane. È come il mattino. Mi accenna negli occhi tutti i cieli lontani di quei mattini remoti e ha negli occhi un proposito fermo, la luce più netta che abbia avuto mai l'alba su queste colline. L'ho creata dal fondo di tutte le cose che mi sono più care e non riesco a comprenderla. Ecco, questi, ecco qua, questi versi sono dei versi che appunto pochi versi raccontano, disegnano un paesaggio e danno anche l'idea di quanto appunto nella figura di quest'uomo, come nella figura di tanti uomini, purtroppo ecco, il conflitto forte della donna porta spesso a non apprezzarne, a capirne la grandezza, come la luce che appunto illumina le colline, ma purtroppo a non relazionarsi nelle condizioni. L'ultimo pensiero che voglio fare, che sicuramente sono certa poteva essere, era nei desiderata della dottoressa Crespi, era questo, e cioè oggi le donne sono donne, le ritroviamo in tutti i ruoli, le ritroviamo appunto nella politica, nell'arte, nella cultura, nelle fondazioni, hanno dei ruoli importanti nelle banche, e oggi io penso che la donna con lo strumento digitale, quindi richiamo anche un po' i miei impegni e i miei filoni di ricerca, può sicuramente dare un contributo importante nella gestione del paesaggio. Un contributo che può essere uno strumento importante per ricucire anche il nostro paese in un momento così difficile, in un momento in cui l'attenzione certo è rivolta a questa pandemia che ci sta travolgendo. E forse ecco, lo strumento della tecnologia utilizzato dalle donne può essere veramente uno strumento importante in un'ottica di smart land, quindi in un'ottica di gestione appunto sostenibile,
E in questo sono certa che il ruolo delle fondazioni, delle associazioni dovrà essere un ruolo protagonista, dovranno essere degli strumenti fondamentali delle amministrazioni e della politica. E sicuramente personaggi come Crespi, come la dottoressa Crespi, mi fa piacere chiamarla così perché nelle immagini aveva sempre un aspetto molto molto curato, anche molto attento e anche con uno sguardo, come diceva appunto prima la dottoressa Bruno, uno sguardo profondo che tagliava anche i sentimenti, le anime e le sensazioni, ecco. Penso che figure come queste e il ricordo di professionalità così, che si sono così spese, ma anche praticamente, sia uno strumento importantissimo da considerare e da non tralasciare anche nella formazione. Io voglio dire, spero, ecco, quanto prima di poter anche organizzare in Ateneo un momento di approfondimento proprio sul FAI, ma in particolare sulla figura di questa fondatrice, perché nelle sue azioni, nel suo impegno, ritroviamo tanti esempi importanti per i tanti imprenditori agricoli, per i tanti agricoltori, per i tanti paesaggisti che frequentano, transitano nelle nostre aule e che poi dedicano la loro vita appunto a questa meravigliosa natura. Quindi ancora grazie, e forse mi sono un po' dilungata, avevo detto 6-7 minuti, però mi sono lasciata prendere la mano. Grazie ancora. Grazie Paola, e io non ho interrotto le tue parole perché ho sentito che nascevano da grande passione, interesse per i temi che stiamo affrontando. E tu parlavi delle tecnologie, certamente, ecco, supportano tutto quello che stiamo facendo, e oggi magari non saremmo qui intorno a questo tavolo virtuale senza questa opportunità, anche se devo dire, naturalmente penso a tutte voi, ma a me manca moltissimo non avere davanti e guardare negli occhi i nostri interlocutori, a cui va il mio saluto in questo momento, tutti gli amici che ci stanno, o le amiche che ci stanno seguendo da casa, e che solitamente amo guardare negli occhi ricordando loro che il nostro impegno nasce poi da un grande atto d'amore nei confronti del nostro paese. Se siamo qui, se continuiamo a farlo nonostante la difficoltà di una pandemia, nonostante viviamo tutti i giorni ormai con le ore scandite da webinar o impegni che si giocano sulle piattaforme, se siamo ancora qui a mantenere fede a quello che facciamo, è perché in fondo amiamo il nostro paese. E chi opera all'interno del FAI lo fa naturalmente appunto come atto d'amore, fondamentalmente. È un momento, come dire, un grande impegno civile o civico, se preferite, ma è un grande atto d'amore nei confronti del proprio paese. Quindi naturalmente io ringrazio tutti i delegati volontari che in Basilicata, ma non solo, in tutta Italia, continuano a dedicare la propria sensibilità, il proprio tempo, dai frammenti di tempo al tempo importante che a volte la realizzazione dei progetti richiede, per tutto quello che facciamo. Quindi, ecco, un abbraccio virtuale a tutti quelli che ci seguono da casa e che noi non possiamo vedere attraverso il filtro, diciamo, di questa comunque di questa piattaforma. E ora dall'università in cui opera appunto la professoressa D'Antonio, passiamo ad un'altra istituzione importante. Anche all'interno delle istituzioni museali, delle soprintendenze, le figure femminili sono
diciamo, sono state molto importanti e mi piace ricordare una per tutte, una figura fondamentale che ha avuto un ruolo centrale nella formazione di Giulia Maria Crespi, perché oggi parliamo fondamentalmente della Crespi e della figura di Fernanda Wittgens, che è stata naturalmente la grande soprintendente di Brera, che ha, dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio restituito anima e vita a tutte le realtà museali a Milano e insomma in Lombardia. Quindi perché, ecco, introduco una figura istituzionale? Perché la nostra ospite ora è una donna che governa un'istituzione importante. Naturalmente la sequenza delle nostre ospiti è soltanto alfabetica, è rigorosamente alfabetica, quindi nessuno me ne voglia per l'ordine degli interventi, ed è sto parlando della dottoressa Anna Maria Mauro, che è direttrice del Museo Nazionale di Matera, un museo molto importante che dobbiamo sempre più imparare a conoscere con questo nome, e che ha, come ci racconterà la dottoressa Mauro, due anime all'interno, quella archeologica ma anche quella diciamo di una dimensione storico-artistica medievale e moderna. Quindi non entro nello specifico, perché ce lo racconterà la dottoressa Mauro, ponendo anche così alla nostra attenzione quella che è la sua visione progettuale, la sua utopia concreta, cioè l'utopia a cui vuole dare concretezza nella declinazione del suo ruolo. Un ruolo che ha un passato notevole, importante, e che viene dalla gestione, dalla valorizzazione di Pompei, la realtà archeologica, insomma, che tutti quanti conosciamo. Quindi con questo passo la parola appunto ad Anna Maria Mauro, che meglio di me appunto saprà raccontare il suo impegno e il suo progetto. Grazie Rosalba, buonasera a tutte, sono contenta dell'invito e di condividere un tavolo con tutte donne al femminile nella memoria e nel ricordo della dottoressa Crespi. Io ho preparato un PowerPoint che condivido adesso, perché il tema dello sguardo femminile nel patrimonio culturale è per me molto sentito, ed inizio proprio in questa condivisione attraverso la comunicazione di quanto ho fatto e ho dato al sito archeologico di Pompei e di quanto io vorrò fare qui a Matera, con lo stesso impegno, la stessa energia e lo stesso amore per i beni culturali. Condivido il PowerPoint. Si legge, si vede? Ok. Sì, perfettamente. Ho messo nell'immagine due icone importanti per me. Da un lato il logo del Museo Nazionale di Matera, che è stato fatto insomma da me per dare appunto l'apertura del 18 gennaio. E dall'altro lato un'icona per me in un cantiere in cui ho lavorato con massimo impegno, che è l'Edel Cigno, che è venuto fuori da un cantiere di scavo. Ovviamente io di che cosa mi sono occupata e di che cosa mi occuperò sempre? Il tema della tutela, della valorizzazione, della comunicazione del patrimonio archeologico e storico-artistico. E quindi è importante essere consapevoli del contesto in cui si opera, che sia Pompeo, che sia Matera, l'impegno deve essere lo stesso, per cui o un parco archeologico o un museo richiede una complessità di impegno, e va ripensato appunto anche il museo in rapporto alla storia culturale e allo sviluppo del futuro del nostro sapere, che appunto in questo caso è Matera. Chiedo Enia. Allora, io ho lavorato a Pompei, come tutti sanno, e come insomma anche la stampa ha detto da tempo. Ho ricoperto dei ruoli di coordinamento, sono stata capo dell'ufficio tecnico, responsabile di ricerca e innovazione a Pompei. Ho lavorato nella messa in sicurezza del sito, e Pompei è un patrimonio straordinario che ci ha portato ovviamente a lavorare, almeno per me, al grande progetto Pompei. Sono arrivata qui dopo il crollo della scuola Maturana del 2010, e da qui che è stata ripensata con il grande progetto Pompei un intervento strategico su tutto il sito. Il piano era composto appunto da 5 piani, io ho lavorato in modo trasversale su tutti e 5 piani,
quindi sul piano delle opere, della produzione e comunicazione, della sicurezza, della capacity building e della conoscenza. L'immagine che vedete rappresenta appunto la messa in sicurezza del sito. Io ho ricoperto vari ruoli, da RUP progettista, direttore dei lavori, ed è stato, a parte un'emozione forte, percorrere il sito in lungo e in largo, per tutte le isole, per tutte le strade, per tutte le regio. La situazione che ho trovato a Pompei, se vogliamo parlare dello sguardo delle donne nei beni culturali, era questa, una situazione di degrado, di fatiscenza e di crolli. E io ho lavorato per rendere possibile quella che oggi Pompei è diventata. Ci ho garantito che i progetti di messa in sicurezza potessero restituirla ai posteri in messa in sicurezza e restaurata. E quindi, come sguardo femminile, mi sono sempre chiesta, quando sono stata nominata, che cosa fosse la messa in sicurezza a Pompei. E l'abbiamo sempre interpretato come un restauro d'emergenza. E quindi abbiamo puntato a mettere insieme un approccio multidisciplinare tra tutela e conservazione, finalizzato alla ricerca, alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione. Lavoravamo in gruppi, in team, come anche l'architetto Nacito ha indicato prima, perché senza gruppo e senza multidisciplina non si arrivava da nessuna parte. Quindi eravamo restauratori, archeologi, architetti, ingegneri, botanici, delle squadre insomma significative. E quindi vi illustro alcuni casi esemplificativi che ho trattato, perché per raccontare 10 anni a Pompei ci vorrebbe una vita per me, per tutto il lavoro svolto, ma questi per me sono, come dire, il mio sguardo dato in particolare su temi che ho affrontato io personalmente. La conservazione delle superfici, quindi murature e apparati decorativi. E quindi qui siamo una Reggio Nona, Via dell'Abbondanza, e abbiamo lavorato sui blocchi isonomi, e quindi tutti i dettagli della scelta dei materiali compatibili, interventi distinguibili, mai lasciati a caso, uno studio profondo di lacune, di adesioni di frammenti distaccati, un pericolo di crollo, e con ricostruzione di parti mancanti, con la sperimentazione anche di impasti fatti di calce e pozzolana e polvere di tufo. Altri interventi significativi che ho studiato io in questo mio lavoro a Pompei: qui siamo alla Basilica del Foro, i gradini, come vedete dalla foto, avevano delle lacune che presentavano delle criticità per coloro che la visitavano, e quindi ho studiato un materiale che potesse garantire le integrazioni di questi gradini, un materiale fatto con la stessa composizione delle pieghe della basilica, per cui è stato possibile restituire al pubblico garantendo una fruizione sicura. E ancora di apparati decorativi quali mosaici. Qui stiamo alla Casa del Cinghiale, Reggio Ottava, e a sinistra si vede il pre-intervento, a destra il post-intervento, e abbiamo lavorato per la raccolta delle tessere dei mosaici, una ripulitura fino alla messa in sicurezza e restauro di questo meraviglioso mosaico che appartiene al patrimonio straordinario di Pompei. E qui è un dettaglio della Casa del Cinghiale, per cui c'è stato un lavoro certosino e di cura, perché alla fine noi ci prendiamo cura dei beni culturali, e solo un amore infinito, anche smisurato, porta a prendersi cura. E la donna, come abbiamo detto un po' tutte, è quella che si prende cura di tutto, della famiglia, dei figli. E il mio senso del lavoro verso i beni culturali è proprio questo, è la cura in ogni cosa che ho fatto. Dettagli anche di questo tipo, no? Degli impluvi in pietra, delle foto mettono in evidenza le condizioni in cui ho trovato le aree che mi sono state assegnate e il lavoro invece svolto in questi anni per restaurare e consolidare, ma soprattutto per dare un approccio scientifico attraverso lo studio del materiale, la ricerca, per arrivare a un restauro mai invasivo, sempre reversibile e compatibile. Anche i dettagli dei termopolium, i banconi che avevano i marmi in crollo, c'è stato quindi un lavoro a 360 gradi con un intervento strategico sia di messa in sicurezza sul sito sia sul singolo dettaglio che appartiene a Pompei. Un intervento significativo questo, molto voluto. Qui siamo a Vicolo di Tesmo. Questo vicolo era stato bombardato nel 1943, e per cui tutto il basolame era saltato ed era ricollocato in vari punti, ed è stato fatto un lavoro certosino durante proprio il cantiere. Qui ero direttore dei lavori, una scelta pure abbastanza difficile e molto complessa, ma alla fine ci siamo riusciti. Come vedete dalle immagini, questo è lo stato in cui il vicolo si trova dopo il bombardamento del 1943, e questo è il lavoro che abbiamo fatto noi, un lavoro certosino, ma molto, direi anche molto spartano, con gli strumenti che potevamo avere a disposizione in cantiere. Abbiamo risagomato tutti i blocchi che le bombe avevano fatto esplodere,
e con un argon molto semplice siamo riusciti a ricollegarlo secondo questo disegno geometrico fatto con i cartoni. E questo è l'effetto finale del vico di Tesmo dopo il restauro che ho fatto, restituito la fruizione realizzando anche i marciapiedi in cocciopesto. E ancora i fori, i propilei del foro triangolare, Reggio Ottava, anche qui interventi mirati ovviamente al restauro conservativo, una scelta molto importante e anche strategica, sia per l'altezza insomma del manufatto, ma sia per quello che poi abbiamo ritrovato, interventi in cui si usava il cemento armato e il ferro, che non erano visibili, per cui è stata una sorpresa qui su a questa altezza, ed è stato fatto un risanamento della trave con materiali sempre compatibili e anche con georade e strutture insomma di consolidamento con dei perni, ed è stato riattaccato con molta sinergia insieme a restauratori che hanno fatto un restauro più puntuale di tutto il cemento che era all'interno. Un altro aspetto per parlare di sguardi femminili, una cosa per me molto importante era l'aspetto sismico. Mi sono sempre occupata con passione di tutto quello che è il sisma. E infatti quando sono arrivata qui in Basilicata, un tema molto sentito che porterò avanti poi per il museo è proprio il tema del sisma, perché la Basilicata negli anni 80, come l'Irpinia, dalla regione dalla quale provengo, è stata colpita da un terremoto molto significativo, per cui forte di quell'esperienza di bambina negli anni 80, avrò avuto 7 anni, sono sempre stata appassionata del sisma, per cui a Pompei ho voluto istituire un ufficio sismica che appunto rendesse le coperture che venivano progettate sicure, e quindi che ci si chiedessero materiali non solo dal punto di vista scientifico e quindi valido, ma anche dal punto di vista migliorativo e per il sisma. Quindi anche un materiale anche innovativi, se vogliamo. In questo caso ho utilizzato fibre di vetro e innovative, perché abbiamo evitato di fare interventi invasivi, perché come tutti sappiamo la muratura non si sposa bene con il cemento armato, per cui abbiamo provato appunto a creare questi fiocchi di fibra. Un altro intervento importante sempre eseguito è il rischio idrogeologico di Pompei. Quelli in giallo sono i pianori di Pompei, ovvero il non scavato. E c'erano problemi di fenomeni di dissesto e di acqua che dilavava. Ed è proprio in questa scarpata che c'è stato il crollo della Scuola Maturarum. E questo è l'intervento finale realizzato che appunto ha raccolto le acque meteoriche dei fronti di scavo, da cui sono uscite delle emergenze archeologiche meravigliose, come in questo caso la del Cigno, che è un'icona insomma per noi che abbiamo partecipato a questo progetto, un affresco molto bello e dai colori vivi molto accesi. E, queste sono tutte le immagini significative durante lo scavo per mettere in sicurezza questi fronti, ed è stato emozionante lavorare sia per mettere in sicurezza il sito, ma anche partecipare a tutte le scoperte che sono venute fuori. E in ultimo un intervento a cui mi sono dedicata fino al mio, come dire, alla mia partenza da Pompei, ho progettato e sono il direttore dei lavori del Termopolium, che è appunto questo bancone che si trova nella Reggio Quinta, è meraviglioso e sono ancora in corso i lavori, per cui uno sguardo femminile il mio molto sentito, che ha messo in evidenza come dire, un approccio multidisciplinare e ha messo in evidenza soprattutto quello che era la mia esperienza del restauro e il mio amore per il restauro. E infine una mostra importante per me al femminile, sono sempre stata appassionata di gioielli e quindi ho voluto lasciare a Pompei questa mostra dedicata a gioielli, che mette in evidenza appunto il tema della donna, che va dalla torrettatura, all'imbellettamento, fino alla morta, anche con i corredi funerari che tutte le donne importanti, dice, di alcune famiglie ricevono durante la morte. E quindi c'è stata questa valorizzazione della palestra grande, il portico ovest, ed è un tema che spero appunto di poter ripetere nel contesto del museo con tutti i gioielli del contesto di Matera, ma anche del territorio lucano, coinvolgendo anche gli altri musei del territorio. E dal 9 di novembre mi sono insediata qui a Matera, una città, come dire, importante dal punto di vista spirituale come lo è Pompei. E sono arrivata in lockdown ed è stato, come dire, da un lato triste perché non c'è la possibilità di incontrare persone, ed è un momento comunque non di comunicazione, ma è da questi giorni, questi mesi che sono stata comunque da sola, ne ho percepito tutta la sua spiritualità, il suo silenzio, mi ha fatto, come dire,
compagnia, ho imparato ad amarla, non conoscendola sotto le forme che tutti mi raccontano una città, come dire, viva. E quindi come direttrice del museo, il museo è stato istituito nel 2019 con la legge DM 169, e unisce il Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridolo e il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna della Basilicata. Si uniscono in un unico museo, chiamato Museo Nazionale di Matera, e una Matera che appunto non solo è sito UNESCO in quanto museo all'aperto, ma anche capitale europea della cultura nel 2019. Sarà sicuramente il mio ruolo che va dalla tutela alla tradizione, alla valorizzazione e all'innovazione, creando un percorso virtuoso all'interno dello stesso. Il museo è un museo autonomo. Autonomo che cosa significa? Significa che ha un suo bilancio, ha un suo CDA, quindi un consiglio di amministrazione, ha un suo comitato scientifico. Mi sono insediato, ho scelto come sede l'edificio storico e statale di Domenico Ridolo del Museo Archeologico, e sicuramente gli obiettivi che si porteranno avanti sono quelli che ho elencato, perché sicuramente il museo che cos'è prima di tutto? È una struttura sicuramente statale, è un museo, è un punto di, un centro di ricerca, un centro di tutela, di diffusione della conoscenza e la memoria, e della memoria sicuramente quello archeologico, tutto quello che nella Basilicata è stato fatto dai miei predecessori che hanno appunto fatto tutela, ricerche e anche scavi, ma il museo sicuramente al servizio della società deve essere, quindi il coinvolgimento della comunità in tutte le attività che vorrò svolgere e portare avanti in questi anni. Il mio mandato è di 4 anni. Ma il museo non è soltanto l'unione di 2 musei, appunto quello archeologico e quello medievale e moderno di Palazzo Lanfranchi, ma sono annessi a 2 musei anche 2 depositi molto belli. Da un lato quello al Pipe, che è un deposito di restauro che sta nella zona industriale di Matera e che io voglio, insieme all'ICER, a tutti i costi, rifunzionalizzare per ridargli lo splendore che aveva ai tempi di Velia. E l'altro è il deposito archeologico che è qui nel giardino del Museo Archeologico Domenico Ridola, che appunto merita una sua rifunzionalizzazione, ma tutta un'apertura a pubblico e anche una visita degli stessi, perché è lì che tutto il patrimonio degli scavi fatti in questi anni. Palazzo Lanfranchi con un ambiente all'interno e Museo Archeologico Domenico Ridola con una delle sale espositive, in questo caso la collezione Rizzon. E in questa giornata, come dire, di memoria e di ricordo della dottoressa Crespi, ho voluto anch'io ricordare coloro che mi hanno preceduto. Sicuramente il Museo Archeologico nasce fondato da Domenico Ridola, lo sappiamo tutti, è a Matera una persona molto importante. Però sul solco di Ridola ha operato una donna pioniera che si è occupata di ricerca e di conservazione, e voglio ricordarla, che è Eleonora Bracco, una donna insomma comunque importante, che aveva un visione del mondo diverso e che ha dato invece importanti scavi. E quindi tutte le donne che hanno lavorato alla cultura vanno sempre ricordate, perché quello che ci contraddistingue è sempre la voglia di fare, la voglia di andare oltre e di vedere oltre. E qui è un'immagine importante e significativa di Eleonora Bracco vicino al Museo Lanfranchi, con gli uomini insomma importanti di quel periodo. Un'altra donna significativa che è stata qui a Ridola è Elena Lattanzi, che è stata il successore di Eleonora Bracco, e quindi qui al museo, insieme come dire, a uomini di spessore che comunque ci sono stati, non si può non tenerne conto, ma ci sono stati comunque, insomma, le donne hanno avuto, come dire, un ruolo importante. Allora Bracco, Elena Lattanzi, Maria Luisa Nava, Teresa 54, la Canosa, la stessa Patrona, e infine la Ranuzzino. E quindi, insomma, il mio obiettivo qual è? Vi ho illustrato quello che ho fatto per un mio sentire con i miei occhi verso il patrimonio dei beni culturali. E vi ho illustrato quello che intendo portare avanti con la stessa dinamicità e lo stesso impegno fatto a Pompei. È un museo che io amo e, come dico a molti, sono come un figlio, no? Un figlio neonato, e da nutrire, da prendersi cura. Quindi il mio obiettivo è prendermi cura delle collezioni, tutto quello che è all'interno, e creando sinergia con l'università attraverso la ricerca, con i cittadini, quindi con la comunità attraverso la
progettualità condivisa e aprire le porte alla collettività in modo tale che ci sia un interscambio reciproco di cose da raccontare e quindi che la comunità venga nel mio museo e io mi affacci verso di loro, perché alla fine il museo è della città e di coloro che la vivono, oltre ad essere della collettività e dei posteri. Grazie. Grazie ad Anna Maria Mauro, architetto, e grazie anche per aver ricordato la figura di Eleonora Bracco, che devo dire tanto ha operato per questa città, per la ricognizione dell'imponente patrimonio anche rupestre, no? Che è presente nel territorio intorno a Matera, ma soprattutto è stata chiaramente una figura, ecco, rifondatrice del Museo Ridora. Abbiamo parlato del fondatore, ma alla Bracco si deve davvero la prima sistemazione scientifica, figura anche di grande ispirazione per me, che comunque ho una formazione appunto archeologica e quindi insomma mi piace ricordarlo. Bene, ora introduco la dottoressa Patrizia Minardi che come dicevo all'inizio è a capo di un ufficio importante e veramente strategico, quello dei sistemi culturali e turistici e della cooperazione internazionale nella regione Basilicata. Ma Patrizia Minardi è una figura anche di straordinaria complessità, perché oggi stiamo parlando di donne che sono caratterizzate da competenze significative, ma anche estremamente variegate. In ciascuna di loro avrete potuto cogliere tutti tante sfumature, tante anime, e questo è molto bello, e forse è proprio questo che fa un po' la differenza. Quindi Patrizia Minardi ci parlerà naturalmente del suo impegno nella valorizzazione di questa straordinaria regione che è la Basilicata, una regione fatta di contrasti e anche insomma di un intreccio davvero incredibile di colori, proprio dai colori della terra ai colori del mare ai colori del paesaggio in generale, ma anche una regione dalla sedimentazione storica incredibile, ma una regione anche molto molto proiettata nel futuro verso l'Europa, verso il mondo, a partire da Matera, che da questo punto di vista è davvero ha una testimonianza davvero importante, come per esempio la presenza di un centro di geodesia spaziale, ma non parliamo di questo questa sera. Patrizia Minardi appunto ha un ruolo strategico dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio culturale regionale, ma è anche donna di teatro, è anche presidente del Sor Optimist Club, è donna che ama le letture, come tutte voi amiche carissime, mi piace definirvi così perché così vi sento, e o almeno ecco insomma condividiamo tante sfide tutte insieme. Anche la dottoressa Mauro si intreccia e si intreccerà nel suo impegno con il FAI, stiamo progettando insieme delle azioni comuni proprio nel breve periodo e nel medio periodo, quindi comunque voglio dire un dialogo che viene dal passato ma che continua nel futuro. E Patrizia Minardi è anche, e non è la cosa meno importante, la dico alla fine per collegarla al FAI, è anche componente della consulta regionale del FAI. E mi è piaciuto fare squadra con queste donne. Ecco, a te Patrizia la parola. Grazie Presidentessa, grazie Rosalba, perché naturalmente hai messo insieme tutte noi, e questo pomeriggio, questa serata è veramente un momento di arricchimento e di riflessione su tante cose. Io ho preso tanti appunti e effettivamente l'interdisciplinarietà e anche la complessità, come tu l'hai chiamata, dei nostri studi che si sono poi intrecciati alle nostre esperienze lavorative. Conosco
quasi tutte voi, non ho potuto conoscere purtroppo la Crespi, ma dalle tue parole della Bruno mi avete sicuramente immersa in questo mondo femminile molto interessante che sicuramente approfondirò. E naturalmente la professoressa Sogliani, professoressa Mauro, anche la dottoressa Perretti, Acito ed Antonio, tutti appunto possono dare un contributo importantissimo a questo sguardo femminile alla cultura. E se diamo effettivamente questo sguardo alla cultura, abbiamo secondo me fatto già più di metà strada, perché lo sappiamo tutti, e la cultura e poi il cambiamento culturale che ci permetteranno non solo di tutelare il nostro paesaggio, ma anche appunto di immaginare un futuro possibile, soprattutto perché oggi c'è da immaginarselo, visto appunto il momento particolare che stiamo vivendo, e soprattutto la paura di non uscirne subito e di come uscirne. Ma insomma, voglio parlare ovviamente delle cose positive. In questi 10 minuti cercherò appunto di riassumere un po' quello che Rosalba mi ha chiesto, un po' la declinazione degli aspetti culturali nella nostra regione. Sicuramente con una frase vi rappresenterò il contesto. Quest'anno le regioni hanno compiuto 50 anni, e in questi 50 anni, se poco, se pensate e immaginate tutte voi, ma anche appunto chi ci sta ascoltando, a appunto i cambiamenti rispetto alla complessità istituzionale, alle deleghe, alla riforma del titolo quinto, alle riforme ulteriori, potete immaginare quanto sia in movimento il nostro lavoro, e come dobbiamo in un certo senso andare a declinare poi le competenze in azioni pratiche, perché dalle regioni naturalmente si chiede che le politiche pubbliche siano pertinenti, veloci e naturalmente efficaci. E quindi è interessante appunto nel mio ambito rispondere soprattutto alla domanda cosa vuol dire investire nel patrimonio culturale, dove appunto ho utilizzato proprio il termine investimento, perché appunto da una regione non si chiede ovviamente la tutela perché è competenza dello Stato, ma non solo, perché con i fondi strutturali non c'è valorizzazione se non c'è tutela, e quindi andiamo anche nelle competenze condivise naturalmente. Ma cosa significa investire nel patrimonio culturale, sia materiale che immateriale? Questo ce lo ha insegnato l'UNESCO, ma perché appunto noi dobbiamo avere a che fare sicuramente con i contenitori culturali di pregio, sicuramente con il paesaggio, che è tutto sicuramente vivo, ma poi dobbiamo incrociare soprattutto le persone. Qui io penso che il FAI abbia fatto veramente un miracolo, e la Crespi ha effettivamente voluto dire che il patrimonio interpretato, amato dalle persone, narrato dalle persone, narrato dai ragazzi, può essere sempre vivo e può essere naturalmente un investimento sia singolo che della collettività. E difatti ecco, noi siamo partiti in questa, che vi dicevo, la complessità istituzionale, in questo movimento continuo anche di norme, di legiferazioni, perché le regioni naturalmente devono anche legiferare in maniera moderna, attuale, sia in rapporto con lo Stato sia in rapporto con l'Europa, per poter utilizzare al meglio i fondi strutturali. Io ho appunto un'esperienza molto lunga sulla gestione dei fondi strutturali e che ha incrociato tantissime azioni di tutela, salvaguardia, ma anche valorizzazione di contenitori di pregio, di cattedrali, eccetera. Quindi come appunto interpretare questo? Noi siamo partiti, ovviamente per voi è assolutamente noto, dalla
dalla Convenzione di Faro, che per fortuna è stata poi ratificata, nella quale appunto si parla appunto di eredità culturale. L'eredità culturale significa avere uno sguardo sicuramente al passato, ma anche proiettarsi verso un futuro e portare avanti tutto quello che voi avete detto e quello che avete fatto vedere, appunto dare un'eredità che appunto consegna il nostro patrimonio culturale paesaggistico nello stato in cui l'abbiamo trovato, o sicuramente meglio di come o appunto l'abbiamo trovato. Eredità culturale in cui naturalmente sia, dicevo, il ruolo del singolo che della comunità è fondamentale in una visione poi di eredità culturale europea. Qui diciamo passiamo sicuramente dalla visione della proprietà del bene culturale che di solito era appunto un affare di chi era proprietario, al fatto che ovviamente il bene culturale, sia materiale che immateriale, è un'eredità culturale di tutti, e quindi in questo senso noi non dobbiamo solo dire che è l'affare di chi è proprietario, ma la fruizione è la fruizione di tutti i cittadini che sono nel contesto europeo, ma diciamo mondiale e globale. Pensiamo a Matera, patrimonio mondiali dell'umanità, ma parliamo appunto di Pompei, ma diciamo che oggi per fortuna tutti i beni culturali paesaggistici sono considerati eredità di tutti. Quindi a prescindere dalla proprietà noi dobbiamo assolutamente portare l'attenzione alla fruizione, e qui avete richiamato anche l'importanza, Margherita, ma anche tutte voi avete richiamato l'importanza della tecnologia, che finalmente, io dico, viene considerata strumento per la fruizione, ma anche per la tutela, perché naturalmente avendo di fronte a un bene culturale che con la tecnologia può essere non solo analizzato, ricercato attraverso la ricerca, si è parlato appunto dell'importanza della ricerca, possiamo sicuramente proporre azioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione. Finalmente siamo usciti da quell'impasse in cui appunto la tecnologia era strumento o mezzo. Oggi forse con la pandemia l'abbiamo finalmente capito, è uno strumento perché si possa poi arrivare al cuore del problema. Quindi la fruizione è sicuramente il porre l'attenzione ad un senso di appartenenza che il FAI sicuramente ha anticipato rispetto al ruolo delle istituzioni, che poi hanno pian piano capito l'importanza anche della comunicazione e dell'avvicinare il cittadino ai beni culturali. Ecco, in questa complessità istituzionale, in questo movimento anche del titolo quinto della Costituzione, delle competenze, sapete, delle province, delle regioni, eccetera, nel quale non entro, ma che comunque hanno creato appunto piccoli terremoti interni e anche tanti purtroppo errori e orrori, nel senso che hanno lasciato incustodito gran parte del patrimonio culturale italiano, sul quale ancora non si è del tutto definito la modalità in cui operare, vedesi tra parentesi i beni librari, in cui l'Italia a macchia di leopardo agisce per la tutela di beni librari, lo fa lo Stato da una parte, lo fanno attraverso alcune convenzioni di nuovo le regioni, le province non sanno a chi rivolgersi e così via. Ecco che noi diciamo che dal 2014 abbiamo proprio con molta forza messo mani a due nuove leggi che ci sono anche costate fatica con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per poterle far passare, oltre che con il nostro Consiglio regionale. Quindi abbiamo appunto portato avanti due leggi, la 27 del 2015, che appunto passa da essere una legge, prima era dell'88, quindi 1988, prima della caduta del muro di Berlino, per dire dei cambiamenti
cambiamenti anche socioculturali che ci sono stati, che passa dalla visione della cultura come attività culturali invece la cultura come disposizione in materia di patrimonio culturale materiale e immateriale della regione Basilicata, e inoltre la legge 37 del 2014 che invece guarda all'industria culturale e creativa e quindi a quelle persone che abbiamo detto che si muovono nel contesto culturale, che incrociano i beni culturali, le interpretano, li narrano, li fruiscono e naturalmente li pongono all'attenzione anche del turista. Quindi alla domanda cosa significa investire nel patrimonio culturale, noi fondamentalmente abbiamo risposto con quattro risposte che portano con sé ovviamente procedure, bandi, avvisi e naturalmente azioni. La prima, investire nel patrimonio culturale, per noi ha significato valorizzare il territorio, quindi valorizzare i presidi culturali, i contenuti culturali di pregio, biblioteche, archivi, cinema storici. E in questo senso fondamentalmente noi ci siamo rivolti a due azioni fondamentali che vedono anche qui, come avete sottolineato voi, lo sguardo delle donne. La prima, la valorizzazione di 63 su 131, ma dobbiamo arrivare a 131 archivi storici comunali, storici, quindi appunto che hanno più di 40 anni di vita, e altri 17 archivi privati di rilevanza culturale. In questo abbiamo chiamato con un avviso tutte le amministrazioni comunali e abbiamo chiesto loro di metterci a disposizione insieme alla sovrintendenza archivistica l'archivio storico per poterlo riordinare sia a livello cartaceo che a livello di digitalizzazione, ovviamente guardando caso per caso, e di chiamare alle arti, l'abbiamo chiamato così, una chiamata alle arti, archivisti che potessero naturalmente mettere mano competente a questi archivi. Ecco, su 63 archivi, 59 archivi hanno avuto archiviste donne, quindi donne che sono andate presso i comuni per riordinare questi archivi e poi poterli in un secondo momento proteggere in luoghi sicuri e anche luoghi di pregio. In questo caso noi abbiamo non solo valorizzato le professionalità maggiormente al femminile, ma non solo, ma abbiamo valorizzato contenitori culturali, storici di pregio che erano chiusi e che non avevano, diciamo, un loro senso per essere aperti, e invece hanno ospitato gli archivi. In questo caso abbiamo messo insieme ovviamente il contenuto e il contenitore e abbiamo dato rilevanza alla centralità appunto della storia, della memoria all'interno dei nostri comuni. Mi piace ricordare in questa sessione che uno degli archivi che abbiamo scoperto, quello di Pomarico, aveva in fondo a degli scatoloni una scatola, diciamo, buttata lì in fondo, protetta molto, che conteneva carte d'identità rosse di donne che hanno aiutato ovviamente tanti uomini a fuggire dai nazisti e che appunto erano state individuate come donne con carta d'identità rossa, quindi comuniste, che hanno rischiato la loro vita, ed è stata una vera emozione poter proporre anche una mostra per loro. Naturalmente, come sapete, queste sono fonti inesauribili da cui si può creare storia, narrazione, teatro, riscrivere la nostra storia locale. Quindi sicuramente propongo a questo incontro, e probabilmente proporrò
a Rosalba come presidentessa del FAI nella consulta la possibilità proprio di andare a scavare in queste fonti per poter narrare e per poter scoprire ancora contenuti e contenitori da parte anche dei ragazzi. Di qui noi abbiamo costruito un progetto molto importante con Tima che si chiama Matera Immersiva, che per la prima volta cerca di appunto rendere immersiva Matera, quindi un luogo non chiuso ma aperto, attraverso le fonti archivistiche, e speriamo di poter presentare questo prodotto al più presto, ovviamente di persona. Ci stiamo rifiutando dall'anno scorso di presentarlo sulla rete, vedremo appunto se lo potremo fare al più presto. Dicevo, valorizzare il territorio quindi attraverso gli archivi, ma anche attraverso la digitalizzazione di 24 sale cinematografiche comunali. Come sapete, nei piccoli centri purtroppo le sale cinematografiche, nel momento in cui hanno perso il signore del nuovo cinema Paradiso, ed un giovane non è riuscito a sostituire ovviamente il gestore del cinema, sono stati chiusi, addirittura trasformati in supermercati o trasformati in altri luoghi che appunto non hanno sicuramente avuto la dignità di essere un cinema storico. Noi abbiamo fatto un programma molto interessante anche in collaborazione col MIBACT, ma ci siamo molto impegnati affinché si potessero recuperare sempre con le amministrazioni comunali queste sale cinematografiche, intanto dando un nome. Mi piace ricordare come la sala di guardia Perticara ha avuto il nome di una donna, di Luisa Levi, perché accanto, molto vicino ad Aliano, appunto abbiamo la sala di Carlo Levi, ma anche per una donna che è stata una delle prime medico e psichiatra infantile del tempo, che ha visto nei bambini del sud, e lo troviamo appunto in Casa Nuova, il bellissimo dialogo appunto di Luisa, nel Cristo si è fermato a deboli, attraverso i bambini e le bambine del sud e di Matera, ha potuto mettere in evidenza la condizione della miseria dei bambini. Quindi a questa sala se ne sono aggiunte altre che hanno intanto avuto un nome e un cognome. La stessa sala di Gerardo Guerrieri, a cui ha contribuito molto Rosalba a far sì che appunto potesse riportare questo nome a Matera, cioè sale che sono passati dall'analogico al digitale e che oggi sono sale altamente tecnologizzate, nelle quali sale abbiamo consentito la circuitazione non solo del cinema attraverso bandi che hanno richiesto diciamo nuove competenze di esercenti giovani, ma anche abbiamo consentito la circuitazione di spettacoli teatrali e musicali. È nato così Basilicata Circuito Musicale, che è riuscito a coprire 100 comuni su 101, portando appunto l'arte e la musica nei centri. Ecco, tutti questi luoghi possono essere luoghi della Basilicata che parlano di storia, ma anche parlano di futuro, perché hanno un'immaginazione nuova di futuro, una nuova possibilità di rinascere, che penso possano essere molto interessanti per il FAI. Il secondo punto, investire nel patrimonio culturale, ha significato stimolare il sistema produttivo culturale. Il sistema produttivo locale ha significato mettere in campo il sistema degli aiuti europei, gli aiuti cosiddetti in de minimis. Naturalmente Margherita sa soprattutto
soprattutto che parlo appunto di imprese al femminile, molti non sanno che appunto vi è una discriminazione anche appunto nelle imprese purtroppo al femminile nel campo cinematografico. Noi dobbiamo ridurre questo gap di accesso al cinema da parte delle donne, tanto che la nuova legge del cinema che abbiamo elaborato, che spero sia in discussione al più presto in Consiglio regionale, ha tra le proprie finalità proprio quella di ridurre il gender gap proprio per i mestieri al femminile. Pensiamo al location manager, per esempio, pensiamo anche a chi si occupa proprio della fotografia o chi porta una cinepresa con sé, che di solito sono stati sempre identificati come mestieri al maschile. Sistemi degli aiuti che hanno significato soprattutto incentivare il cinema, ma soprattutto valorizzare quello che diceva appunto la professoressa D'Antonio, i nostri paesaggi, che sono paesaggi ovviamente unici, anche perché non c'è stata l'aggressione da parte di una industria che almeno in alcune parti della Basilicata, purtroppo non tutti, che ha naturalmente tolto lo sguardo libero che il cinema appunto pretende. Anche qui diciamo ci sono dei rapporti molto stretti con l'operazione del FAI che ha proprio aperto al cineturismo e alla possibilità che i paesaggi possano essere non solo narrati, evocati e attraverso il cineturismo possono essere portati all'attenzione. E penso che con questa azione potremmo riprendere un rapporto molto interessante con il FAI. Investire nel patrimonio culturale significa, come terzo punto, come penultimo punto, contribuire alla nascita e allo sviluppo dell'industria culturale e creativa attraverso proprio lo spettacolo dal vivo. Su questo noi abbiamo fatto un'operazione molto molto importante dal 2014 ad oggi. Abbiamo emanato due piani triennali per dare una continuità agli operatori dello spettacolo e abbiamo avuto dei risultati molto interessanti, perché siamo riusciti a stimolare l'occupazione attraverso contratti collettivi nazionali di lavoro. E qui naturalmente abbiamo avuto dal primo anno in cui si sono registrati 1257 occupati ad oggi, o meglio scusate a ieri purtroppo 2019, 6000 occupati. Naturalmente noi stiamo cercando di mantenere fermi questi 6000 occupati e soprattutto abbiamo favorito l'occupazione delle donne, perché sappiamo che nella filiera proprio dello spettacolo, in tutta la filiera, dalle competenze artistiche e tecniche, meno quelle informatiche ma amministrative, la figura femminile è molto presente, anche qui appunto con un 88% di figure femminili rispetto sul tema della creatività. E quindi su questo dobbiamo ancora puntare, ma soprattutto valorizzando anche i contenitori della creatività entro i quali portiamo gli spettacoli. Qui sappiamo che abbiamo valorizzato anche contenitori e luoghi all'aperto e al chiuso, e su questo naturalmente la presenza appunto del museo, ma anche appunto del FAI di Casanova possono aiutarci a incrementare la conoscenza dei luoghi anche attraverso la narrazione, attraverso il teatro. Vedesi per esempio la strage di Matera, appunto nei luoghi in cui effettivamente sono accaduti fatti, che ci permette anche di riabilitare quei luoghi, di riportarli alla storia e di avvicinare il pubblico e i cittadini all'appartenenza a quei luoghi che oggi purtroppo sono diventati luoghi commerciali e che non riportano neanche un'insegna per ricordare cosa è successo lì e quante vite si sono perdute
per poter riconquistare la libertà di una città, ma anche luoghi belli in cui è successo qualcosa che vogliamo ricordare, insomma una riabilitazione dei luoghi che attraverso il teatro può essere riportato all'attenzione. Infine, investire nel patrimonio culturale, materiale e immateriale sicuramente significa investire nell'innovazione tecnologica, che è anche un'innovazione economica, un'innovazione sociale, una valorizzazione delle professionalità. E qui naturalmente non possiamo dimenticare che accanto a tutte queste operazioni dobbiamo sempre formare, perfezionare e partire sicuramente dalle scuole, quindi sicuramente i testimonial del FAI sono un esempio importante, ma appunto dobbiamo ancora insistere sui professionisti, sulle imprese. Qui noi abbiamo portato avanti alcune operazioni importanti, per esempio la formazione di operatori multimediali per la gestione di alcuni musei. L'abbiamo fatto sperimentale nel museo di Lago Pesole per l'immigrazione, perché abbiamo capito che qui 25 donne operatrici bravissime, ma avevano poi le difficoltà nel poter gestire a livello multimediale il museo, perché il museo oggi non è solo appunto competenza tradizionale, ma è anche competenza innovativa tecnologica. Allora lì noi come regione abbiamo fatto in modo che i nostri bandi potessero avere appunto un soggetto vincitore, ma anche un accompagnamento di un anno a chi poi avrebbe gestito il museo. E poi i progetti appunto per la creazione di competenze tecnico-specialistiche, per esempio sul doppiaggio nel settore teatrale e cinematografico, che è molto importante anche su Matera, e il progetto cinematografico per i filmmaker, il cui sguardo naturalmente dei filmmaker anche internazionali ci ha consentito di narrare diversamente la nostra regione e portarlo all'attenzione dell'appeal turistico. Tutte queste azioni ci fanno capire come bisogna lavorare e declinare il patrimonio culturale, materiale e immateriale in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo naturalmente bisogno che la regione non si fermi su se stessa, ma guardi appunto la competenza dello Stato, la competenza del privato, del pubblico insieme, perché si possa completare poi tutto il quadro della complessità, come dicevo, sia istituzionale che privata, dando possibilità di lavoro nuove sia in campo culturale, paesaggistico e ambientale. E quindi anche io, siccome mi avete stimolato, anche io vorrei chiudere con un bellissimo brano, tre righe, non vi tolgo tanto tempo, sia perché Rosalba ha richiamato il teatro e ha richiamato appunto la sua competenza quasi unica in Italia su Gerardo Guerrieri, che io apprezzo tanto, quindi ho preso proprio, in realtà ce l'avevo sotto mano, perché naturalmente nel mio tempo libero cerco di approfondire, quindi proprio il testo di Chekhov, Zhuvania, tradotto da Gerardo Guerrieri, che mette in evidenza l'importanza della difesa dell'ambiente, quindi delle foreste, ma lo mette insieme alla difesa della donna. E quindi Questo pezzo, che appunto è un bellissimo monologo di Elena, che ad un certo punto, nella ricerca del suo amore verticale, di un amore che la porta a diciamo trascendere rispetto al suo rapporto orizzontale con uomini che la considerano solo bella e basta, lei dice a un certo punto a tutti: avete sentito cosa ha detto Astrov, il medico Astrov, che oltre ad essere medico ha un talento e ha una predisposizione per l'amore delle foreste. Avete sentito cosa ha detto Astrov? Tutti voi state distruggendo come dei pazzi le foreste, e tra poco sulla terra non resterà niente.
ma anche gli esseri umani allo stesso modo state distruggendo, e per merito vostro fra poco sulla terra non ci sarà più fedeltà né onestà né spirito di sacrificio. Perché non riuscite a guardare con indifferenza una donna che non è vostra? Perché ha ragione quel dottore? Perché tutti voi siete ossessi dal demone della distruzione. Non avete pietà delle foreste, né degli animali, né delle donne. Non avete pietà gli uni degli altri. E con questo naturalmente vi saluto e vi invito a leggere questa traduzione di Gerardo Guerrieri, che è veramente unica. Grazie. Grazie, grazie Patrizia. Avere concluso con questo passo nella traduzione di Guerrieri, che ricordo per tutti è stato una figura fondamentale nella storia non solo del teatro, ma anche del cinema nazionale, internazionale, e ha diretto la collana Einaudi di teatro, visto che parliamo di teatro, e insieme con Grassi, e sono sue le traduzioni straordinarie non solo di Chekhov ma anche di Tennessee Williams e di altri autori, e poi le sceneggiature per Ladri di bicicletta, per tante opere importanti, e poi la fondamentale attività come dramaturg per Luchino Visconti, il suo essergli accanto e avere ispirato diciamo tanta parte delle sue messe in scena, della sua attività. Gerardo Guerrieri era nato a Matera, a lui è stato dedicato il Guerrieri a Matera nel 2019, e il FAI ha curato l'inaugurazione di questo teatro dedicato a questa importante personalità del teatro nazionale e internazionale, attraverso il Teatro Club, portato praticamente tutto il teatro internazionale in Italia per la prima volta, diciamo dagli anni 50 in poi, e tante cose si potrebbero dire. Ma quello che è venuto fuori durante tutta questa conversazione è veramente il fatto che economia e cultura sono i due termini di un binomio inscindibile. Il FAI se ne occupa, le istituzioni se ne occupano, ci occupiamo a vario titolo, tutti secondo le proprie competenze, di tutela, di valorizzazione, ma non come dire imprescindibile, assolutamente prima di tutto questo c'è la ricerca. È emerso durante questa conversazione, e di ricerca si occupa la professoressa Francesca Sogliani, che interviene per ultima solo per una ragione alfabetica, e che è direttrice della scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università degli Studi della Basilicata, e la scuola ha sede a Matera dalla sua fondazione. È una scuola che opera dal 1992. Tra l'altro io sono stata la prima che si è specializzata in quella scuola, e in archeologia, e la professoressa Sogliani opera a livello nazionale ma anche internazionale, e ci dirà lei stessa del suo impegno anche a Parigi, e ci parlerà appunto delle sue ricerche e della sua progettualità per l'università, ma anche in parte per il FAI. Ricordo, ahimè, che alle 20:30 si conclude il webinar, nel senso che lo spazio prenotato si conclude, quindi dovesse chiudersi in fretta. Io ringrazio fin d'ora tutte le nostre amiche, Daniela Bruno, Margherita Perretti, Anna Maria Mauro, Paolo D'Antonio, Donatella Cito e Patrizia Minardi, e naturalmente Francesca Sogliani, a cui passo la parola. Grazie, grazie, grazie molte per questo invito, grazie alla Presidentessa del FAI, Rosalba Demetrio, cara amica e collega archeologa, perché la sua formazione è quella proprio del settore archeologico. Saluto tutte le amiche che vedo qui e mi unisco anche ai pensieri e ringraziamenti di chi ha parlato prima di me. Bene, quindi vi ringrazio per questo invito, che mi fa particolarmente piacere, perché come ha detto Rosalba, la ricerca è alla base, la ricerca dei contenuti è alla base di tutta la filiera poi della valorizzazione, della tutela, della conservazione, della fruizione del patrimonio culturale, come
tutte quante noi siamo chiamate poi a intendere anche in questo consesso. Ecco, noi ci poniamo nel segmento della formazione di questa ricerca, in particolare per quello che riguarda il patrimonio archeologico. Rosalba ha citato la scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Ateneo Lucano, che è una formazione di terzo livello, per cui forma specialisti nel settore dell'archeologia. La nostra scuola ha celebrato 30 anni di attività, perché ha ricordato bene Rosalba, Demetrio, che le prime specializzazioni, le prime sedute di specializzazione si sono svolte nell'anno accademico 92-93, perché la scuola è stata fondata nel 90-91 dal primo rettore, peraltro, dell'Ateneo Lucano, il professor Cosimo Damiano Fonseca. Quindi le prime specializzazioni, essendo la scuola un corso biennale, sono appunto avvenute in quella data. Ora, 30 anni di attività costituiscono un retaggio importante, una eredità importante. Quando nel 2014 mi sono trovata a succedere a Massimo Sanna nella direzione della scuola di specializzazione, è stato un grande onore per me, una grande sfida anche. Mi ero allenata nei due anni precedenti, dove e nei quali appunto avevo svolto il ruolo di vice direttrice. Posso dire di essere la prima donna direttrice della scuola di specializzazione, se vogliamo appunto così sottolineare questo sguardo femminile del mondo del nel patrimonio culturale. Ed è un impegno che ho portato avanti con, devo dire, molta dedizione e con grande passione anche, per far sì che questa istituzione continuasse ad essere un punto di riferimento per tantissimi giovani che appunto avevano intenzione di proseguire perfezionando le loro competenze, le loro conoscenze nell'ambito archeologico. E questo ha voluto dire accogliere tantissimi allievi. Dall'anno della fondazione gli allievi specializzati nei due curricula che noi abbiamo, classico e tardo antico e medievale, sono 360, penso ad oggi, che è un numero, devo dire, anche confrontando tutte quante le altre scuole di specializzazione di università con le nostre dimensioni, è veramente di tutto quanto rispetto. I nostri allievi vengono da tutta Italia, quindi per noi è anche voler affermare una realtà di questa università regionale come un luogo di attrazione per la formazione specialistica, un luogo dove nel quale arrivano studenti, allievi, noi li chiamiamo allievi nostri, giovani, da tutte le parti d'Italia. Abbiamo fatto delle statistiche in questi anni, abbiamo visto che tutte le università d'Italia sono i punti di partenza per i nostri ragazzi, e anche è un luogo dove questi ragazzi si formano in maniera interdisciplinare, e per questo veramente mi è piaciuto rappresentare questa istituzione qui oggi, perché la scuola di specializzazione, specialmente dalla riforma del 2010, è articolata in diversi ambiti, in modo tale che chi esce dalla scuola di specializzazione è un archeologo che è formato sicuramente nell'ambito principale, che è quello della conoscenza e delle competenze archeologiche, nella diacronia chiaramente, dalle fasi di preistoriche, protostoriche fino al Medioevo, ma è anche un allievo che, al quale vengono fornite attraverso i diversi ambiti competenze interdisciplinari, perché uno degli ambiti è quello, per esempio, della diagnostica, l'altro è quello della musealizzazione, l'ambito della legislazione sul patrimonio archeologico, e quindi una poliedricità di formazione che consente a chi esce dalla scuola di specializzazione di potersi dedicare
a diverso titolo in diversi ambiti che riguardano la ricerca sul patrimonio archeologico, ma anche la fase della valorizzazione, la fase dell'analisi, della lettura attraverso altre discipline scientifiche o anche della legislazione o anche della valorizzazione. Ecco, in questo senso come operiamo e come abbiamo portato e come anche io ho portato la mia visione della ricerca in questo settore attraverso la formazione ovviamente teorica, ma attraverso un impegno fortissimo nella attività pratica che viene svolta durante le nostre campagne di scavo, attraverso i nostri progetti di scavo su tutto il territorio regionale, proprio per consentire un innalzamento della sensibilità nei confronti dei patrimoni del territorio, del valore di questi territori. Non solo, perché potremmo anche fermarci qua come nostra missione. E in realtà l'università, come ben sapete, ha anche, oltre alla formazione e alla ricerca, una terza missione, che è quella proprio di condividere tutti i dati della nostra ricerca, in tutte le discipline, chiaramente noi lo facciamo per l'archeologia, con i territori, con le comunità. E questo noi lo facciamo moltissimo allenando i nostri allievi ad interagire sia durante le attività di scavo, le nostre campagne di ricognizione di scavo, ma anche attraverso la elaborazione di progetti proprio di divulgazione. Da qualche anno, oltre alle consuete giornate di apertura dei nostri scavi durante l'estate, purtroppo anche noi abbiamo avuto un grosso fermo l'anno scorso, speriamo di poter riprendere quest'anno nei cantieri archeologici. In ogni caso organizziamo appunto queste giornate cosiddette di open day, nelle quali vengono coinvolte le persone che lavorano sullo scavo, quindi i nostri allievi, i vari direttori, collaboratori, nell'organizzare dei momenti di incontro e racconto delle nostre ricerche con le comunità, con le scuole, con i ragazzi, che hanno sempre tantissimo successo. Nel 2017 ho voluto iniziare un'altra esperienza in questo settore, parlando di territorio, di scavi, di siti e della storia dei nostri siti, e inserendomi nel filone che oggi è molto attuale, che è quello dell'archeologia pubblica. Quindi in un luogo che forse molti di voi conoscono, che è Torre di Satriano, abbiamo ideato un format specifico che si chiama Festivali all'archeologia si racconta, che è una riproposizione, una narrazione del luogo che noi appunto indaghiamo archeologicamente attraverso la narrazione di una giornata, quello è un sito ovviamente medievale, una narrazione di una giornata medievale con la riproposizione dei costumi, dei cibi, delle musiche e attraverso anche una narrazione teatrale che racconta del luogo, della storia del luogo, ma attraverso i dati delle fonti scritte, attraverso i dati delle nostre ricerche archeologiche. Quindi è qualcosa di un po' diverso dalla solita rievocazione, ma è proprio a me piace chiamarlo una narrazione. Ecco, questo coinvolge tutti i nostri allievi che sono chiamati ad interpretare vari ruoli, ma è chiaramente rivolta al pubblico e abbiamo avuto dei numeri molto interessanti, devo dire, più di 400 persone durante le nostre giornate, abbiamo fatto 3 edizioni, ma è un format che può essere, ormai siamo abbastanza allenati, sappiamo bene come funziona, possiamo solamente migliorarlo e metterlo a disposizione di tanti altri contesti. Questa è una delle esperienze appunto che, diciamo, con la mia visione di valorizzazione del territorio e chiaramente con la collaborazione di tantissimi dei nostri docenti, dei collaboratori, stiamo portando avanti. Ma ancora la visione internazionale, vorrei anche segnalare questa perché nel 2017-18
Ho lavorato tantissimo per l'apertura di un nuovo corso di laurea della nostra università, che è un corso di laurea interateneo internazionale in archeologia e storia dell'arte, in partenariato con l'École pratique des hautes études. È attualmente l'unico corso di laurea interateneo internazionale in archeologia e storia dell'arte in Italia. Interateneo vuol dire che è una internazionalizzazione secca, nel senso che tutta la corte che si iscrive deve andare a fare 6 mesi in Francia e i francesi che si iscrivono a questo corso vengono a fare un semestre da noi. Perché mi piace ricordare questo? Perché è stato pensato questo corso di studi per garantire la possibilità a tutti coloro che si iscrivono all'Università della Basilicata e che si vogliono dedicare alla storia dell'arte e all'archeologia di poter frequentare tutto l'intero ciclo di formazione, quindi primo livello con la triennale in operatori beni culturali, secondo livello con la magistrale in archeologia e storia dell'arte e poi chi sceglie il percorso archeologico continuare nella scuola di specializzazione. Chiaramente si tratta di una strategia questa che è finalizzata a tenere i nostri ragazzi in questa regione, a poter consentire loro di iscriversi in questa università e di avere un'esperienza all'estero già compresa, diciamo, nel pacchetto, che li preparerà anche ad avere tutti i rapporti internazionali che per esempio noi decliniamo durante le nostre ricerche con la scuola di specializzazione. Quindi una visione molto concreta, una visione anche che però guarda al futuro attraverso un sacco di esercitazioni, di laboratori che noi abbiamo, di collegamenti con le nuove infrastrutture di ricerca. Noi siamo parte di tutto questo processo con l'Ateneo, della nuova esperienza della Casa delle Tecnologie, appunto, che condivido, e anche in questo sono chiamata in prima persona a rappresentare nel Comitato Tecnico Scientifico insieme a Paolo D'Antonio le prospettive della valorizzazione della ricerca innovativa anche per lo studio delle competenze nell'archeologia. Questo vuol dire rete, vuol dire collaborazione. Mi piace molto che sia qui Anna Maria Mauro, con la quale da subito abbiamo stretto un fortissimo rapporto di veramente percorso comune nella elaborazione, nella messa a disposizione anche delle nostre ricerche, delle nostre risorse per lavorare insieme, così come facciamo con il FAI. Siamo convinti, sono convinta, e questo è davvero il mio sguardo verso questa prospettiva, che lavorare in rete sia la soluzione più efficace, più sostenibile, che dia maggiori garanzie, che consenta maggiori confronti, che aiuti anche a limare alcuni aspetti, a farli procedere nella maniera migliore per altri. Vi lascio con un'ultima cosa che mi sta molto a cuore e che mi piacerebbe condividere con noi e sulla quale mi piacerebbe veramente riflettere anche nel futuro. Noi possiamo fare la migliore ricerca di questo mondo, possiamo restaurare i monumenti o i siti archeologici nella maniera migliore, li possiamo anche valorizzare nella maniera migliore, cioè costruire tutto un percorso di narrazione, e su questo magari vogliamo anche lavorare insieme, no? Con il FAI e con il museo, per fare uno di questi itinerari. Prima ho sentito dire appunto di questi luoghi della memoria, no? Sarebbe bello, vi lancio un'etichetta che potrebbe essere quella di Genius Loci, i luoghi della memoria di questa città di Matera, ne ha tantissimi da raccontare. Ma vi dicevo, la cosa a cui tengo molto è il segmento della gestione. Se non c'è qualcuno che gestisce i luoghi, che gestisce i siti, che li tiene aperti, e in questo devo dire il FAI fa tantissimo, ma molti altri luoghi hanno bisogno veramente di avere qualcuno che li racconti. Noi abbiamo una bellissima esperienza sempre lì a Satrianum con un'associazione che si occupa di tenere aperto il sito a Torre di Satriano, che è fatta da nostri ex allievi, da nostri ex studenti. Ecco, ci piacerebbe che si riuscisse insieme a ragionare proprio su questo. Lo dico anche a Patrizia Minardi, che sa bene di cosa parlo. Gestione vuol dire dare occasione di lavoro anche ai nostri laureati, ai nostri specializzati, consentire loro di rimanere nei loro territori, consentire loro di lavorarci e di raccontare
raccontare davvero la preziosità di questa regione, che come tante altre italiane è assolutamente di grande pregio, ma che ha le sue peculiarità che, devo dire, da quando vivo in Basilicata apprezzo davvero molto. Quindi grazie mille, speriamo di lavorare sempre assieme. Sì, grazie Francesca, siamo assolutamente in sintonia, perché un nostro percorso narrativo con cui abbiamo raccontato Casanova si intitola proprio Io sono Matera, Casanova è il suo genius loci, e quindi proprio è nello spirito del fai ricercare l'anima dei luoghi, lo spirito dei luoghi. Su queste battute si conclude la nostra conversazione. Anche Francesca Sogliani, nella consulta del fai, come tutte le donne intorno a questo tavolo virtuale, ecco, tutte voi che siate di ispirazione davvero per le nostre azioni future, per la progettazione di quello che faremo, come facciamo negli anni, perché non c'è una cosa, cioè come dire, sono anni che dialoghiamo, ma ora ancor più io ho desiderato che si fosse insieme per progettare, diciamo insieme, oltre che ciascuno nei propri luoghi ufficiali e istituzionali. Ringrazio davvero, intanto un abbraccio a chi ci ha seguiti fino a quest'ora. Ringrazio anche Simona Simone, che ha seguito la parte tecnica questa sera, che ci ha consentito di dialogare. Saluto ancora tutti i nostri amici a casa e le capodelegazione che ho citato prima, la segreteria regionale, ricordo ancora Irene Mearelli, la responsabile della rete territoriale del FAI, e grazie ancora Daniela Bruno per essere stata con noi tutta la serata a condividere questi momenti bellissimi, e un abbraccio davvero a tutte. Ciao Donatella, Anna Maria, Paola, Patrizia, Margherita, vi chiamo con i vostri nomi e spero di vedervi prestissimo. Ciao Francesca, ciao a tutti, buona serata. Ciao, e grazie. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie a tutte.